altro come i veri minchia, non abbiamo visto, tutti e tre abbiamo puntato sulla Gozzi e lei non è nemmeno partita. Probabilmente manco è sull'isola in questo momento. Ve lo volevo scrivere ieri sera, che la Gozzi ha scritto che, non essendo una atleta professionista, sì, non è partita perché dovrebbe farsi 2 settimane di quarantena una volta che rientrava. Ah, senza stipendio, senza niente, quindi non è partita. Vedi, questo è il motivo perché, per cui tu, che sei troppo professionista, non partecipi a questo gioco che è dei non professionisti. Allora, è entrato anche Marcello, vediamo cosa succede alla nostra griglia da 4. Succede questo alla nostra griglia da 4. Marcello fa finta di nulla. Marcello è completamente fresco. Sì. Marcello, ti sei appena svegliato, giusto? Raccontaci. Vogliamo buttare subito sotto l'autobus qualcuno, prima ancora di dire come sta andando la gara. Secondo me la gente sa già come sta andando la gara, quindi raccontaci con Marcello. Col cappellino, non per scelta stilistica, ma perché ho i capelli radici da dorso. Ho calcolato un po' male quanta neve c'era, quindi, come diceva Dale per telefono, RPE 1,5, sia in salita che in discesa, però dai, sono arrivato in tempo. Questa volta penso ci saranno anche i commenti su YouTube, perché ieri, lo dico subito, ho detto vediamo se ci sono domande su YouTube, però non mi sono accorto che il canale di Buckled era segnato come un canale adatto ai bambini e in quanto tale i commenti sono disabilitati di default. Quindi no, Buckled non è un canale. Hai già capito su che livello siamo? Esatto, serve, dobbiamo evocare Mosconi dall'aldilà per far capire a YouTube che noi siamo un altro livello. Allora, una domanda non sì, politicamente corretta, visto che sono arrivato. Perché c'è Giorgia Meloni che sta parlando in conferenza stampa? È comunque una piattaforma differente rispetto alla solita e vuole portare un po' di... portare il suo messaggio anche al di fuori della... Ma quindi è saltata Sara Garcia? No, è prima... Tu dici lei e Sara Garcia. No, queste sono le interviste per partenza. Secondo me, stanno già celebrando il fatto che lei arriverà prima. Ah, perfetto, benissimo. Gliela benissimo. Sto lanciando? No. Sicuro. Ok, facciamo... Intanto, ospite a sorpresa, il famoso Dilanio che dicevamo ieri, il Dylan Bowman italiano, Luca Ambrosini. A tutti... Ha partecipato a Transgran Canaria, conosce a fondo il percorso, direi ogni metro del percorso ce l'ha ben impresso nella sua testa. Se non ricordo male, ha avuto tempo per ricordarsi diverse sezioni del percorso, si è fermato a guardare comunque paesaggio, cose di questo tipo. Ne avevamo discusso in una delle puntate di Buckled che vi invito ad andare a recuperare. E facciamo un breve recap di quello che sta succedendo. Allora, diciamo immediatamente, le nostre previsioni sono state terribili, completamente terribili, anche perché... Le abbiamo lanciata, raga. Esatto. Vi dico chi è saltato per il momento. Gamito saltato ed era stato scelto da me e da Rob. Jung saltato, purtroppo. Luca, confermi? Sì, confermo. Ho sentito Daniel e si è fatto male. Sì, stava anche andando bene. Molto bene, era in forma e si sentiva anche bene, però ha preso una storta e è andato in pronto soccorso a farsi vedere perché si è fatto male. Speriamo. Spera niente di grave. Infatti. Dicevi che comunque stavano per entrare in una parte di terreno tecnico, quindi probabilmente avrebbe anche aiutato al suo stile di corsa, mettiamolo così. Sì, perché là dal chilometro 87-88 più o meno c'è tutta discesa, ci sono due tratti molto tecnici e per finire nel canale della città, però insomma, la Daniel forse è una parte molto congeniale, lui riusciva a fare bene. Purtroppo si sa. Purtroppo è saltato e l'aveva selezionato Rob. Rob in questo momento è solo dando gli uomini a meno 4, perché Rob bisogna contare anche le donne. Dopo ci torniamo. Confido tutto in quella che attualmente è la posizione 5, ossia la sosia di Corbinelli, è a mezz'ora dal podio. Esatto. Va detto che, e per gli uomini in questo momento ancora in gara di quelli che avevamo previsto, è Pablo Villa, che però è... Credo sia saltato Pablo Villa. Sto guardando adesso la classifica e l'hanno appena tolto. Non c'è niente.
Sai che sarebbe una tripletta niente male. Pazzesca, per non male, robe. Tanto che potremmo anche ricevere denunce da da alcuni. Da TripAdvisor per il logo. Ancora in gara, Grinius. Vado a controllare. Indietro. È indietro, è nono in questo momento. Col pettorale numero 9, perfetto. 9. Coerente, bravo Grinius. Quindi lui stava tentando di farci capire come sarebbe andata la sua gara e noi non l'abbiamo ascoltato. Ancora in gara, Cucco, in questo momento terzo. Potrebbe essere la... Dove l'ho messo? Terzo posto, bravo Marcello. Donne, bravi a tutti e tre, devo dire. Sì. Bravi che tutti e tre abbiamo messo la Götz, che non è nemmeno sull'isola in questo momento. Però la gara non è ancora finita. Potrebbe arrivare, partire e vincere il podio. Quindi, no, l'ho già tolta. Bravo anche io, perché anche la Lakzak non è partita. Quindi probabilmente nemmeno lei è sull'isola. Proprio io dicevo, così la gente magari si mette lì a controllare chi parte e chi no. E ne ho messe due esattamente che non sono nemmeno, non si sono nemmeno presentate in partenza. Quindi questa è la situazione... Direi la situazione importante, perché poi alla fine non credo che la gente interessi veramente della gara, credo che la gente interessi della nostra sottogara dentro, quindi... Esatto, nonostante sia un'edizione epica che rimarrà nella storia. Negli annali. Sempre in parterre. Andiamo a dire chi è davanti, e odio l'organizzazione per obbligarmi a leggere il francese che non so parlare. E primo è tale Aurélien Dunant-Pallat. Ah, beh... Secondo lo spagnolo Pere Aurel Bove, terzo Francesco Cucco, quarto Karl-Ein Sormann, di cui Luca ci aveva anticipato qualcosa. Luca ha l'occhio lungo, perché giovedì o mercoledì addirittura ci aveva detto occhio a Sormann, perché c'è l'umlaut. Sì. Vive in Liguria. Ah sì? Sì, è svedese ma vive in Liguria. Tanto ricordiamo, la Liguria è un po' il terreno universale per preparare qualsiasi gara, nel senso è perfetta per Hard Rock, è perfetta per Western States, si adatta a qualsiasi, alla maratona di Londra, indifferente. Si adatta a qualsiasi cosa. Quindi, in tempo delle miglia. Quindi credo che effettivamente sia riuscito anche lui a fare una preparazione corretta. Quinto, l'eroe di Marcadella. Esatto. Fotios Zizimopoulos, che in realtà ha ancora a vista, scusate se guardo dall'altra parte, ha ancora vista in realtà il podio, perché è solo 13 minuti dietro a Cucco. E abbiamo visto in questa gara, ho seguito un po' le classifiche, hanno continuato un po' a cambiare le posizioni, quindi presumo anche che faccia anche un bel caldo. Secondo me, la butto lì. Sì, vai. Prima, scusate se vi interrompo. No, vai. Sherman, da come sto vedendo i passaggi che hanno fatto, prenderà Cucco. Mi dispiace dirlo, ma... No. A meno che non prenda una storta, Guarda, Luca, non ti preoccupare, perché a portare male ci pensiamo noi, e tu comunque ci hai visto bene, ci hai visto lungo, quindi non credo che succederà niente di male a Sherman. Poi è bello dire, tanto sono stranieri, non capiscono l'italiano, l'unico straniero che vive in Italia. Esatto. Per le donne c'è Azara Garcia de Los Salmones, prima. Esatto. Era la persona che in realtà l'abbiamo riconosciuta subito dopo che abbiamo staccato lo streaming ieri sera. Per il cappello biondo. La bionda che correva fortissimo. Era la conda lunga. E alla fine ha avuto ragione lei. Quindi esatto. se possiamo tirar fuori una lezione da queste dirette è: ragazzi, se volete fare una bella gara, partite molto forte. E subito. Perché comunque questa cosa porterà a risultati. Vedete Lazara Garcia che è prima. Seconda, Claudia Tramps, sempre spagnola. Terza, una portoghese, Ines Marquez. E poi la nostra De Batz è quarta. Anche lei un quarto d'ora dietro al terzo posto, ma sta un po' mollando. E invece quella selezionata, la Daniela Hummus, selezionata da Rob, è sesta. Che è tedesca, ho visto adesso. Credo fosse danese io.
Non la vedo più in classifica. Sì, no, hanno cambiato qualcosa adesso. Aspetta che do un refresh, perché purtroppo non fa refresh automatico. Anche la quarta è saltata. Perfetto. Rob, stai andando da Dio. Se solo... Ma qualcuno arriverà in fondo. Aspetta, Rob, è saltata anche la De Baz. Sì. Signori, Rob ha appena compiuto un miracolo. Spero si veda. Tutti fuori. Tutti fuori. Se questo fosse il bingo. Scusate, ma era Death Note facendo i pronostici. Oh, no, ho frainteso il gioco, devo anche dirlo. Rob, e anche sul record credo abbia azzeccato. Sì, cioè Rob parte da meno 12. Io parto da meno 10 in questo momento, perché Pablo Villa lo diamo per saltato. Mi piacerebbe capire perché tanta gente sta saltando. Beh, probabilmente perché nessuno ha gareggiato l'anno scorso, intanto quello potrebbe essere un punto di inizio. Io spero che Grinius non salti. Grinius ha fatto la guerra. Grinius salta. Okay. Grinius però era uno di quelli, mi ricordo la sua primissima partecipazione a UTMB, era uno di quelli che ha sempre fatto la sua gara tranquillo e tirava su cadaveri e passava semplicemente gente quando saltavano, quindi non è ancora detta. Sa evitare le mine anti-uomo. L'ultima parola. Esatto. Quindi in questo momento Rob è già fuori gara con un bel meno 12, io sono già a meno 10 e la Zara è saltata, la Debat... No, la Zara non è saltata, scusate, no, la Debat è saltata e partiamo tutti da negativi però, bravi, bravi. Quindi la vera sfida per la fine dell'anno sarà riuscire a stare sopra lo zero. Quanto manca alla fine? Allora, in questo momento il primo è in attesa di passare a Park Sur che Luca Corea di che punto sia. Scusate un attimo che faccio il refresh. Volevo andare a vedere anche la cartina. No, a Park Sur è praticamente all'arrivo. È all'arrivo. Sì. È a quanto mancherebbe? Quanto manca all'arrivo poi? Un chilometro. No, aspetta. Sono praticamente 2-3 km fino alla spiaggia. 3 km. Esatto. Quindi aspettano il primo per le 12:14, quindi 13:14 nostre. Sì, una mezz'oretta. Quindi direi indicativamente per l'una e mezza a questo punto si aspettano i primi. Quindi ampiamente al di fuori del record del percorso. Bellissimo. Sì, chiaro, ma si sapeva. Confermiamo che Luca Papi alla fine non è partito. Ho letto un suo post stamattina che diceva a posto così, ma credo che dicesse a posto così semplicemente perché per quanto ci ha impiegato sulla 360 non riusciva poi a fare anche l'altra gara. Diceva anche che ha avuto una serie di sfighe non indifferenti, gli si è aperto lo zaino prepartenza. La parte sotto dello zaino, ha rotto un bastoncino prima di partire, quindi ha fatto tutta la gara senza bastoncini. Cos'è il meme di Berlusconi stai facendo, Marcadella? in realtà tra gennaio e febbraio ha corso solo per 100 km, quindi ha corso pochissimo. Esatto. È un po' la classica gara, 260 km è un po' la classica gara che fai così, per due mesi corri 100 km e poi ne corri 260 solo in un weekend. Arrivando terzo, quarto comunque. Arrivando terzo. Allora, lui dice di essere arrivato terzo, quindi in realtà io sono ancora curioso per il discorso premiazioni, chip e voglio vedere, anche perché diceva che è sempre stato sul podio in tutte e cinque le edizioni della 360, forse il primo anno si chiamava in maniera differente. Ma io ho visto la vera meraviglia che fanno 30 km a Tenerife e poi prendono il traghetto e arrivano. Meraviglioso, meraviglioso. Chissà come fanno a gestire il discorso di ripartenze, anche perché presumo che non è che il traghetto ci sia... Uno ad atleta? Tipo il Moreni, quando ti traghettano. Luca, dobbiamo chiedere a te, perché col Moreni più o meno la logistica era simile. Sì, molto simile, sì. Cioè, due gommoni per tutti, poi si fa avanti e dietro, spola, avanti e dietro. Io vi chiedo anche di tenere sotto controllo, nel caso YouTube, se avete modo di avere una seconda finestra, nel caso qualcuno facesse domande o ci dicesse come al solito cose che noi non sappiamo.
cosa che capita spesso. Guardiamo subito. O totalmente sbagliate. Assolutamente. Luca, parlaci un po' del percorso. Tu mi dicevi comunque nella puntata che sì, è una gara che ti è piaciuta molto perché hai questa sì, passione di... cioè, non questa passione, nel senso è una bella gara perché alla fine attraversi l'isola. Ed esatto, è una cosa che diceva anche Alessandro Marmorato, deve essere affascinante sì, come cosa. Allora, Gran Canaria alla fine come isola e come gara, bellissima, cioè Madeira più bella, Gran Ride sicuramente più bella, ma Gran Canaria diciamo è quella un po' più easy, quella un po' più facile da fare rispetto a Madeira o Reunion. E una gara bastarda perché parte a febbraio, cioè a febbraio nessuno è in forma, tranne gli spagnoli perché corrono tutto l'anno, veramente. E bella. Beh, molto particolare perché la prima metà gara, anzi forse di più, è quasi tutta in salita. C'è qualche, vedendo l'altimetria, fino al chilometro 80 è quasi tutta salita, c'è qualche dentino che si riscende, ma va in progressione in salita la gara. Poi dal chilometro 87 più o meno c'è una, la chiamo discesa unica, perché quei due o tre dentini che ci sono dentro non è niente di rilevante, è una discesa fino all'arrivo. Sì. È una gara molto tecnica, penso. Magari non dura come Madeira, no, però a livello di terreno... No, usa non i tuoi standard, Luca. Esatto. Usa standard esatto, generali. Esci dal Trentino. Esci il tuo Trentino, okay, da te. Ok. E il tecnica è il giusto. Okay. Perché si riesce a correre tutta, volendo, cioè chi ce l'ha corre tutta. E non ci sono passaggi estremi in cresta, su single track molto pericolosi. Ci sono alcuni passaggi dove bisogna stare attenti perché il terreno è abbastanza scivoloso. Essendo molto secca l'isola, molto arida, il terreno è scivoloso, quindi le pietre sono scivolose, c'è un sacco di polvere, bisogna stare attenti a quello. Poi per sfiga tutti gli anni credo che piova prima della gara, la notte della gara o la notte prima piove sempre, tutti gli anni. Quindi rende tutto assolutamente scivoloso. Scivoloso, umido, chiaro, sì sì. Tu avevi beccato, avevi trovato bel tempo? Sì sì, abbiamo beccato un temporale alle 9:30 di sera mentre andavamo alla partenza. C'è proprio un temporalone pazzesco, abbiamo detto porca miseria, chi è attrezzato per sta roba? E poi ha smesso di piovere alle 10, dice un quarto, e siamo partiti bel tempo, dall'inizio alla fine. Spettacolare, poi l'isola, adesso non queste edizioni Covid sono un po', diciamo, non c'è nessuno alla partenza, non c'è nessuno all'arrivo, quindi perché io ricordo una gara molto ben organizzata, alla partenza... C'erano spettacoli, gente che si divertiva, molto molto bello. Ma c'era anche gente sul percorso, o comunque è un percorso abbastanza wild per cui non hai modo di... No, c'è anche gente sul percorso, specialmente la notte era quasi magica perché tu trovavi spesso, dei ristori, dei gruppetti di persone nel niente che facevano musica con tamburi, fuoco, cioè, molto molto bello, molto scenografica, tutto il percorso. La gente che trovi lungo il percorso, sì sì, bello. Comunque è una gara che alla fine prepari facendo grande dislivello, presumo. Nel senso, ti richiede abbastanza lavoro sulle gambe. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sicuramente perché comunque si sale, si scende, le alcune discese che ci sono abbastanza ripide, devi avere gamba per correre. Sì. Diciamo che è una gara... Un test per la stagione, gli spagnoli lo prendono come gara test per la stagione. Se va bene là vuol dire che sono sulla retta via. Sì. Però consiglio a tutti. Che cosa? No, dico, infatti Capelle ne ha bancheggiato per, sì, sì, per 5 anni consecutivi. Quindi... Esatto, esatto. No, la consiglio forse a tutti quelli che vorrebbero provare una gara sull'isola, perché diciamo, è quella un po' più abbordabile rispetto a... una Madeira o una diagonale sull'isola della Reunion. Diciamo, quella è un po' più facile. E quando compare la luce, diciamo, di giorno, poi il caldo si sente come escursione sì, termica da noi? C'è un'escursione termica pazzesca, perché di notte ho visto che hanno avuto anche un grado. C'erano alcuni video che ho visti. Ha vinto? È arrivato qualcuno? No. C'è uno con una bandiera spagnola. Ah, ok.
O quello o è roba delle gare più corte, anche se non penso siano sovrapposte come arrivi, però va a sapere. Vediamo se... Io ricordo che c'è un sacco di... la gente di tutte le distanze comincia a trovare poi sul percorso. Ti passano tutti praticamente. Quello Lucone. Quindi sta facendo vedere il 360? Ah, sì, sì, esatto. È arrivato prima l'altro, forse. Arrivi a manina, però sei 3 secondi dopo, quindi tragedia. Mamma mia. Che poi, avevo visto il post di Gubert e che diceva... In realtà avevo visto il suo post e la foto delle sue gambe. E aveva delle calze alte o dei compressivi che erano piene di spine di rovi. Perché sì, sì. Effettivamente diceva nel post che sono passati in abbastanza ovunque, cioè si sono dovuti arrampicare in mezzo al nulla, passare in mezzo a cespugli di rovi. Credo abbiano fatto anche una paretina esposta per escursionisti esperti con la catena. Quindi è la tua gara, Marcello. Sì, esatto, stavo proprio pensando a quello. È come prendere la vegetazione della Barclay Marathon, ma ci metti anche una catena a un certo punto. A livello di sovrapposizione, vedo che il primo sulla 125, proprio Transgran Canaria, ha lo stesso passaggio a Park Sur rispetto a quello della Marathon. Effettivamente quindi vedo 12-14 che sono lì. Sì. Quindi uno dei due verrà fermato. Marathon sono abbastanza sovrapposti. Sulla Marathon c'è De Gasperi? Bravo. C'erano effettivamente degli italiani extra che avevamo visto. Aspettate. C'è anche Donatello Rota sull'Advanced. Sì, esatto. Allora. De Gasperi me lo dà in gara 31esimo. Bene. Non il risultato che mi aspettavo. Neanche lui, credo. Neanche lui, no. Vediamo Rota. Rota è nono, se non sbaglio. Ok. Che sto facendo con l'iPad. Purtroppo non potete vedere il mio setting, ma mi sembra di essere... Adesso ho due portatili, un iPad. Sono tutti vicini. Cose. Esattamente. Sono tutti vicini comunque sulla Advanced, tranne il primo, ma il resto, cioè, sono tutti a un minuto, quindi... A proposito di tutti vicini, hanno aggiornato la classifica uomini e nel passaggio a Guerres, non so se qualcuno è più spagnolo di me nel pronunciarlo, Ayagüez. Arcugnano, tipo, credo. Tipo Torri di Arcugnano. In realtà terzo, quarto, quinto sono distaccati di totale 6 minuti. Il secondo, il quinto è a 4 minuti dal terzo. Quindi sono veramente tutti lì. E vediamo se la previsione di una persona che ne capisce, cioè dai. Viene... Sono tutti sì, lì. Si avvera. Il che farebbe saltare poi la previsione anche di Marcadella, quindi è una cosa che io approvo come cosa. Esatto, io potrei... sai che quella parte là è la parte più bastarda della gara. Perché se ne hai, tiri fuori un po' di grinta, là riesci a dare un sacco. Ma che tipo di terreno c'è sulla discesina finale che vedo da... La prima parte della discesa, appena comincia, appena si imbocca il sentiero, è proprio un torrente asciutto, dove non c'è più l'acqua. Mm-hmm. Quindi sono pietre, pietrone, instabile, tutto instabile. Bello. Giusto per scavigliarsi un po'. Esatto, esatto. Quindi se lì ne hai e dopo finisci su una strada carrabile, sterrata, e per finire poi nel canale della città sotto il sole cocente. Mi dicono cioè, il finale della gara fa cagare, scusate, ma... Mi sembra tutto meraviglioso. Sì. Dicono nella chat di YouTube che vi posso confermare funziona, che Sormann corre per Madden Snow, quindi assolutamente una squadra italiana, per cui corre anche Gubert, esatto. E per cui correva Modena, eccetera, esatto. Eccetera, per cui corre Bonati e basta, non me ne vengono in mente altre, ce ne sono 60.000 probabilmente, ma in questo momento non ho... memoria. Chissà se ancora le merre. Io ho visto Sherman ha fatto 2 o 3 settimane fa, dove è arrivato davanti a Montani, l'ultra trail dei Castelli Bruciati? No.
Ah, può essere. Qual era due o tre settimane fa che c'era la gara dei filari, il Brutal Trail e l'altra? West State? No. Non lo so. Ha fatto una gara due o tre settimane fa dove è arrivato primo a Sherman con le Merrell Trail Glow. Adesso non so se qualcuno le conosce, ma sono delle scarpe improponibili. Dovremmo tirare dentro Tommy a questo punto. Dovrebbe esserci un segnale, tipo il telefono, quello di Batman della serie degli anni 70. Dovrebbe esserci il telefono che si illumina di rosso. O il bat segnale con la scarpa. Anche. Da mandare. Pronta Ghibellina? Ronda Ghibellina, Ronda, esatto. Ghibellina. Ha vinto la Ronda Ghibellina con un paio di Merrell. Adesso se riesco, non so come si chiama, fermo, ma andatevi a vedere le Merrell Trail Glow 5. Non è una scarpa da trail, non so come ha fatto a... Io devo decidere te, con quale device andare a vederlo. La classifica aggiornata ce l'hanno lì. Condividere lo schermo. Ci stai per condividere lo schermo? Sei matto. Grande. No, non posso farlo. Ecco. Sono io il capo qua dentro. Se corriamo in Rob con le Merrell Trail Glow, praticamente facciamo 300 metri e ci portano in ospedale a operare i tendini. Esatto. Ma tu hai idea del perché lui viva in Liguria? No, forse perché gli piace, credo. Avevo letto qualcosa, ma so che vive in Liguria vicino a Camaiore, o a Camaiore proprio, e perché gli piace il posto. Lo seguivo su Strava un po' e corre praticamente tutti i giorni almeno 20-30 chilometri, quindi almeno umile. Ci spacca di chilometri. Lui è svedese, corretto? Sì. Ok, beh, immagino che a livello di paesaggi montani la Liguria sia un po' meglio della Svezia, se ti piace fare determinate cose. Esatto. Ma anche i fiori di Liguria hanno il loro perché, dai. Non perché. Tra l'altro lui è partito con 35 gel e basta, e due Maurten. Ho visto la foto che ha postato sui social ieri e forse funziona, aveva ragione qualcuno che diceva che con i gel si può fare una gara. Sempre detto. No, non è sempre detto, ci hai sempre provato, è diverso. Esatto. Ma da qui a riuscirci. Marcello, in Istria, dopo quanti gel il tuo piano ti si è rivoltato contro? Abbastanza presto, però ne avevo 40. Cioè non è un bel peso 20. 40 gel o comunque no, 20 gel. Martin. Sì, ho capito, però. No. Economicamente non ce l'avrei fatta. No, stanno facendo l'aeroplanino in arrivo. Sì, così perché anche mi mostrano queste scene. Che tristezza. Questa è la marathon? No, è la family forse. Ah, la youth. Sembra sì. Kelly Lobo lei. Kelly Wolf. Non c'è nessuno all'arrivo, mamma mia. È veramente incredibile. E c'è la statua. Esatto. Sì. Che ti dice dove sono le docce. Esatto. No, 35 gel si presume, direi, uno ogni mezz'ora a sto punto. 35 gel, diciamo sì. Che prevedeva 16 ore di gara. Una cosa del genere. Sì, penso 16, di sì. 17, 18 ore, non so. Ma hai la base vita a metà, Luca, sì? Dove... Sì. Ci sono, allora io ricordo la Gran Agnon. Là c'era una base vita e basta, solo là. Più o meno, però è già, mi sa, il chilometro 70-80 dovrebbe essere. E passaggio più spettacolare è Roque Nublo? Sì, ma sì, però ti ci fanno andare forzato, perché tu arrivi e vai a Roque Nublo, esatto, ti mandano... Ti mandano a Roque Nublo, ti fai il giro, ti cippano e torni indietro. Okay. Non è che ci passi, lo vedi da lontano, tu non lo vedi finché non arrivi proprio davanti a Roque Nublo, vai là, ti fai il giro e torni via, basta, finito. L'hanno buttato dentro così per scena, esatto. Per photoshooting, esatto. Esatto. Sì, sì. Questo credo che sia uno dei primi vincitori delle prime edizioni. Danny De Vito spagnolo, lui. Manolo Lopez. Intanto la Garcia è sempre avantissima. Sarei curioso di sapere la sua posizione assoluta, vediamo se me la dice. 19esima.
Cavolo, però. Tanta roba. Sempre seconda la Tramps e terza la Marquez. Dicevamo sì, no, la Omus è saltata, la Debats è saltata. Vediamo. Chissà come mai sta saltando tutta questa gente, chissà se è per il caldo, non si riesce a capire. Tu Rob, tu che ormai ti ho dato il compito di fare il colonnello dell'aeronautica, dimmi che ti sei preparato lo sfondo virtuale. Allora, siamo andati in corso a una grande escursione termica, sì, durante la notte, che ha visto, come già anticipava Luca, temperature prossime all'1-2 gradi, per poi rialzarsi bruscamente. Quindi più 20 percepiti, più 25. Quindi anche andare di gel con questa grande escursione, sicuramente lo stomaco fa fatica. È umida l'isola, Luca? Meno o è delle... molto secco? No, non è un'isola umida come Madeira. Madeira, infatti, la ricordo umidissima. Sì, quindi. Sì. Madeira è umidissima. Non è umida come isola, però cioè, quando fa caldo, noi in Italia a febbraio qua abbiamo meno 2 la mattina. Esatto. Tranne oggi. Là, corri, tranne oggi, esatto. Arrivi e corri praticamente a 20 gradi e bella tosta. Cioè, le prime corse per le temperature si sentono. Poi ci arrivi dal freddo della notte al caldo, si scoppia subito. Tommaso dice che, dato che siamo in diretta, vabbè, questa non è più una trasmissione per bambini, quindi dice che scarpe di merda, posso dirlo direttamente così. Era tra l'altro, era stato un commento che aspettava la mia revisione, perché YouTube ha detto, questo è un po' estremo, ma io l'ho accettato. Simone Andreani dice la ronda più fangosa di sempre, quindi le merle sono abbastanza... Questo è il gesto del grip, mi spiace per chi ascolterà questo podcast senza poterlo vedere, senza poter vedere il gesto del grip, o sono flat. Le merle trail grow sono come le Vivo Barefoot, con una sola Vibram, ecco. Quindi non c'è niente, sotto il piede non hai niente. Okay. Del fango magari funziona. Adesso Gran Canaria... Fa già male solo sentirle nominare. Esatto. Del fango funziona magari, però Gran Canaria con tutte le pietre che ci sono lungo il percorso. Oh, dovrebbe arrivare a breve, eh? Sì. 7-8 minuti ci siamo. Vediamo stavolta di imbroccare almeno l'arrivo, vista la partenza. L'anno scorso credo che agli ultimi chilometri si è perso Stefano Rinaldi. Infatti, sì, l'ha perso dentro la città, sì, dentro il paese. Oh, grazie Rob, colonnello. Potete vedere qua la grande escursione che si manifesta soprattutto nella parte centrale dell'isola. Puoi puntarci al Rock Nublo. Perfetto, grazie mille. E potresti farci più o meno sapere dove sono i primi in questo momento? Aspetta, si parte su o giù? Mi sa che non si parte giù. Su. Si parte su. Sì. Allora arrivano giù. Quindi sono esattamente qui. Dietro di te, sì. Perfetto, grazie mille. Manca tanto così. Okay. Manca così dall'arrivo, ragazzi. Siamo a tanto così dall'arrivo. Dicevo, in questo momento il primo ha mezz'ora di vantaggio, poco meno. Sul secondo non abbiamo mai parlato di lui. Confesso la mia ignoranza su di lui, adesso chiederò ai miei soci di andare a vedere la pagina ITRA del signor Aurelien. Credo che ormai sia troppo tardi per tirargliela, e quindi a questo punto aspettiamo solo il passaggio a Parc Sur, dove secondo me potrebbero esserci comunque un po' di sconvolgimenti tra la terza e la quinta, volendo. Sì. Perché sono quelle veramente... in gioco. Prima e seconda ormai, a meno di cose strane, sono andate, e comunque non erano mai stati nominati nelle nostre previsioni, quindi presumo arriveranno al traguardo senza problemi. Allora, Uomo Compressport, secondo a Madeira del 2018. Quindi anche lui Uomo Isola. Sì. Uomo Isola. Poi altre gare, ma... Tratto di Vulcania... Adesso forse vi svolto la giornata. Io ti ho mandato sulla pagina ITRA, però se clicchi sul numero e poi fai palmarès,
viene fuori. Effettivamente sì, viene fuori tutto, quindi in realtà comunque a occhio fa solo gare in... Ma ha fatto anche a TDS. Sì, sì. Aspetta che devo... Manco me lo dà. Sei sicuro di star guardando la persona giusta? Sì, TDS, sì, DNF. Tra distanze che vanno... Ah, ok, 50... no, a me non dai DNF. Cos'è questa cosa, Luca? Questa cosa che stiamo vedendo, questa diga enorme? Allora, ci corri sopra? Sì, ci corri sopra. Più o meno prima che imbocchi il trail, l'ultimo trail a scendere, quello dove c'è il letto di fiume secco. Eccolo, e poi, okay. Esatto. Più o meno che probabilmente è il primo che corre. Beh, bellissimo sto passaggio. Sì, 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 sì. Se te lo ricordi. Dove si trova? Aspetta un attimo. Secondo me quello non è il primo... Ah, dici, infatti è una persona a caso che sta correndo? Esatto, secondo me sì. Okay. Comunque è bello secondo il passaggio, sì. Quindi niente da dire. Sì, là poi c'è una piccola salita su strada forestale da correre tutta, quindi al chilometro 100 sei già morto e poi... E lì i trentini farebbero veramente la differenza, quindi è un peccato, peccato che Dani sia saltato, perché sulle forestali infatti avete una conoscenza. Alto a Tesini. Esatto, non trentini, attenzione. Esatto. Mi scuso live pubblicamente. Sì, no, non credo che sia il primo perché sono in quattro lì. Comunque il percorso da quel poco che ho visto del live è effettivamente molto bello. Fa la differenza riuscire ad avere un angolino di streaming anche nella nostra chiacchierata, perché effettivamente riesce a vedere un po' di percorso. Cioè, questo passaggio è bellissimo. Posso dire che mi ricorda la Liguria? Sì, posso dire. No, mi ricorda un pezzo che abbiamo fatto a un camp l'anno scorso, quindi... Sì, però qui c'è il sole, mi pare. Ma perché la Liguria vuole anche prepararti a eventualmente condizioni inglesi. Quindi, certo, esatto. Ti ricordo, la Liguria è il jolly, è l'asterisco della preparazione. Ma non parlerei di condizioni inglesi, va? È la nostra Transgran Canaria, se vai bene al camp, direi che la condizione c'è. Dicono sempre a proposito di Sermon, sul suo profilo Facebook c'è un bellissimo post su come si allena. Quindi ora tutti a chiedere l'amicizia a... A parte il fatto che sa la pagina atleta, non penso sia necessario. Vediamo se ci sono aggiornamenti sui passaggi dei primi. Sempre no. La cosa che comincia un po' a preoccuparmi è che non vedo più passaggi di Grinius, però è sempre nono, quindi probabilmente adesso... Ah no, il almeno passaggio... una certezza, lasciatecela, vi prego. No, perché io continuo a vedere l'ora di Gran Canaria, ma in realtà devo calcolare un'ora extra di fuso orario, quindi in realtà passerà tra mezz'ora al prossimo controllo. Comunque Aureliano si sta sfregando le mani per i 2500 euro che dovrebbe vincere, perché premio palio per ogni gara del Spartan. Premiano solo che non è male. No, hanno una serie di premi. Che non mi ricordo solo il primo, però se non sbaglio per metterti in difficoltà no, perché faccio il contabile, quindi okay. mi pare sia paragonabile a UTMB, perché anche UTMB dovrebbe essere su quella cifra là per i 2000-2500 euro, mi se non pare sbaglio. Di sì, e loro premiano fino al decimo UTMB, presumo che il anche, decimo prenda 100 anche di euro, categoria cosa. La musina anche di categoria 5. 15, 20, 20, 25. Esatto. che non è male, comunque 2500 euro a gara, circuito Spartan, devo dire la verità. Beh, ma anche perché probabilmente... Intanto a me fa piacere che arrivi questa cosa anche all'interno del mondo trail, onestamente. Soprattutto se poi i premi uomo-donna sono... assolutamente specchiati, io non sono contro, so già che, anzi se riuscite a recuperare l'informazione sarei curioso di sapere quanto prenda la prima donna, spero prenda esattamente 2500 euro. 250 se non sbaglio. 250 euro, ma è solo per un errore, una technicalità. Conviene chiudere subito la chat, è un devitato.
Adesso guardo, ma no, dovrebbero essere assolutamente equiparati. Non ricordo se UTMB è equiparato. O forse inizialmente non lo era, poi avevano tirato su un mezzo casino. E beh, se invece la Poletti, le donne prendono di più degli uomini. Vediamo. Adesso io non vorrei dire niente, ma in Alto Adige già dal 2016 che alla Sweet Roll premiano dal primo al quinto con soldi. Il primo prende 1000 euro e si va a scendere. È una gara dove partono sulla lunga 120 persone. Non è male. Ci sta, non è male. In America invece è Run Rabbit Run a distribuire i dollari. 15.000 euro il primo. Sì. E infatti comunque è un punto di riferimento per chi effettivamente deve sopravvivere un anno. Anche perché 15.000 euro per un atleta professionista che vive di dirt bagging nella propria auto e si allena in mezzo ai boschi... È un bel prendere. È un bel prendere, sì. È decisamente un bel prendere. Poi non so a livello di tasse, IRS, in che modo viene tagliato, non so se i premi sportivi magari sono tassati meno, non ne ho idea. Però tutto black probabilmente. Assolutamente. No, però è un signor premio e infatti comunque loro dividono gara tra chi vuole gareggiare per il premio e chi no. C'è differenza a livello di costo di iscrizione? Non credo, non mi sono informato perché devo rifar casa, quindi ho pensato ho cercato la gara che prende col premio più alto e almeno la cucina viene fuori. Hai proprio cercato su Google gara che premia. Gara con premio più alto, pam. Run Rabbit Run, giusto. Comunque incontri i box clandestini, però... No, io mi domando, cioè, come sia possibile che facciano un premio così alto? È veramente esagerato se pensi UTMB 2005. No, è vero. Ti direi che presumo arrivino in parte dagli sponsor e probabilmente parte anche dalla città. Magari comunque sì. Steamboat non è questa città enorme, quindi magari per tentare di muovere un po' anche il discorso turismo, cose di questo tipo, prova un po' a... Non ho idea. The North Face 50 miles che fanno in America anche forse è un bel premio. Sì. La TNF 50. Ah, San Francisco, Marine Camp. Esatto. Quello che mi domando... E anche Speed Goat, se non ricordo male. Ah, sì. Quello che mi domando, visto che sei informato... Sì, su tutto, di solito. Sì, TNF 50 San Francisco, esiste ancora o no? L'anno scorso è saltata. Ma perché però la dovevamo fare. Io non trovo informazioni a riguardo, non che mi interessi, ma soprattutto sentivo Bowman che parlava ed era molto contento di questa gara che fa il circuito Spartan a San Francisco, perché ha detto è venuta a coprire un vuoto che si è creato. Allora magari è possibile, male io l'inglese. Magari è possibile che sia in realtà saltata. Vai a sapere. Io ricordo che l'anno scorso dovevano farla e l'hanno ovviamente fatta saltare, magari certo. Magari è saltata o magari è finita anche il discorso di sponsorizzazione North Face. È quello che mi domandavo anche. Anche perché se non ricordo male Bowman era molto dentro l'organizzazione della gara. Infatti per quella gara sul discorso live e interviste dava anche una mano ad Iron Far, le facevano alla San Francisco Running Company, il negozio, quello che fa capo a tutto quanto, quindi insomma era un giro. Però appunto lui adesso non abita più lì, quindi magari è per quello che la gara è stata tolta. Sta arrivando il primo di qualcosa, stanno inquadrando, che corre con uno zaino Calenji e scarpe... Invece hanno superato uno con la maglia di Trail Running Torino, conferma. Hai visto? Era proprio quella. Okay. Questo credo che sia uno dei ragazzi del progetto di portare quattro ragazzi keniani o kenioti, che si dir si voglia, a correre alla marathon. Se fosse, credo che si siano già pentiti perché sta distruggendo tutti gli avversari. Però non so se avete visto, ci siamo persi l'immagine più bella, perché mentre lui passava c'era uno distrutto per terra con i crampi e uno che gli tirava la gamba. Dovremmo tornare indietro dopo, perché è stato meraviglioso. Quello sarà tra l'altro la copertina della puntata. Esatto. No, ma non penso sia lui, perché comunque vedo sulla marathon il primo è un tale
Antonio Martinez Perez, che è molto spagnolo. Il primo keniota è Hilary Chirchir. E che è questo qua forse, sì, sì. Che è quarto però. Ah, è quarto? Sì. Ah, lo stanno inquadrando così a caso. Vero? Forse lo stanno inquadrando per prenderlo in giro, non ho idea. Per la, no, semplicemente per la falcata che ha. Io credo che i primi due siano in realtà arrivati, perché me li dà a... Ah, no, no, no. No, stanno per arrivare all'arrivo, i primi due. Ma comunque lui è arrivato all'arrivo quasi, eh? Lui è quasi là. Credo che stiano inquadrando per questo motivo. Secondo me lui li ha presi in quel, cioè gli ultimi 5-6 chilometri, che quando esce al letto del fiume, lui là avrà corso a 3-5 e ha passato tutto, sicuro. La cosa esatto, paesaggi stupendi proprio. Sì, sì. Sembra a Bogotà. Ah, no, non me lo dà ancora passato comunque a Park Sur, quindi... E gli altri due in realtà sono già verso l'arrivo e dovrebbero arrivare tra 10 minuti. E dovrebbe anche esserci il nostro amico Aureliano, che è un po' indietro. Ma se non sono agitati loro, presumo che stia ancora arrivando. Ci sono persi tutti, forse. Tu dicevi quattro kenioti, adesso voglio vedere, non so se magari si sono divisi su diverse gare, io ne vedo uno. Oh, dovrebbero essere tutti... Ah, no, Monica Ceruto. Che è la sorella di Ceruto. Vediamo se in realtà, dato che lei è donna, è molto più alta in classifica. Tipo prima, ecco perché è più alta in classifica. Ah, okay, quarta, okay. Elisa Desco. Ok. Ah. Taglio il silenzio. Sì. Andiamo oltre, ragazzi. E sesta è l'altra keniota. Presumo abbiano portato a questo punto due uomini, due donne, diciamo. Penso che il responsabile del progetto Kenya for Ganaria verrà preso a Randellà. Allora, quarto e settimo in questo momento i kenioti. Credo che lui stia vincendo, perché se no è inspiegabile che lo inquadrino così tanto. Ma dai, no, sì, perché è quarto, erano... probabilmente hanno una troupe che è lì a, come si chiama, Park Sur. Però guardatevi i passaggi, erano tutti lì insieme, 2.33, sì, 2.34. Sì, può essere che sia il primo, Ma secondo me è il primo. A me non lo dà ancora passato, sai. Accelerato. Ma come si chiama il primo? Magari è lui. Antonio Martinez Perez. Non sembra un Perez. Però anche Sergi Bacà, che è spagnolo. E vediamo l'immagine su Google di Hilary Chirchir. Non è ancora passato intanto Aurelien, infatti. Però falcata clamorosa. Però? Falcata clamorosa. Sì. Pazzesco. Pazzesco sul serio. Tra l'altro, a proposito di Kenya, il nostro pupillo Pau Capel è stato un mesetto, mi pare, in Kenya, a Iten, a allenarsi. Quindi sì, ci dà... Lo fanno tutti gli spagnoli, lo fanno, scusami se ti interrompo. Ah, sì? Cioè, anche Gamito l'anno scorso ha passato un mesetto e mezzo in Kenya. È vero, è vero. Non gli è servito a niente, perché poi non è che... Ambrosini severo, ma giusto. Mi pare che il 2021 sia partito bene anche per Capello. Esatto. Gamito... Un pellegrinaggio al contrario. Gamito con chi corre? Non più Land, come si chiama l'altra ditta? Kinetic Sports. Gamito. No, Gomito. C'è il... Sì, è vero, con Kinetic. E scarpe trail, Nike Trail. Nike Trail. Ok. Sì, Kinetic Sports. E lo sponsor penso che sia betoniere, qualcosa, comunque legato all'edilizia. Sì, sì. Usa sempre un martello pneumatico sulle storie. Esatto. Sì, sì. Simpatici, comunque simpaticissimo. Terzo UTMB 2 anni fa, nel famoso anno dell'autoeliminazione di chiunque. Esatto. Però bravo. Ma è ex Thai boxer, Luca? Sì, sì, sì. Ah, ecco, vedi. Sì, sì, ex Thai boxer e... Luca, possiamo assumerti come esperto di trail running spagnolo? Ti vedo sul pezzo. Conosco solo lui, no? Non lo so. Per ora, guarda, hai beccato tutto. Stiamo riempiendo una serie di caselle di posizioni importanti. Scarpe l'abbiamo gestito. E tu ci curi la parte di trail run in Spagna, quindi okay. E poi vediamo. Ok, va bene, volentieri. Vediamo un po' commenti che arrivano su
su YouTube dice facevo Spartan, di solito è esattamente equiparato almeno dell'europeo e premiavano i primi 10. Simone Andreani faceva Spartan, adesso ho capito il messaggio. Premiano i primi 10, dice. Che scarpe ha il Cir-Cir? Che scarpe usa? Cioè, le avete riconosciute? No, Cir-Cir è la donna e non è inquadrata. Ah, lui è? Hillary? No. Non è Hillary Cir-Cir lui? Io leggo Hillary Cir-Cir qui, eh. Anch'io. Allora è la prima donna, è per questo che la stanno inquadrando. Ah. Ah, ok. No, vi piace di più questa storia? Così funziona meglio? No, Hillary... No. Nome maschile. Ah no, hai ragione. È Ilario? Sesto. Direi che... No, e comunque non è ancora passato a Park Sur, eh. Adesso non so se... non gli hanno preso il chip allora. Ha disintegrato gli altri. Squalificato, mi stanno dicendo. No. Poverino. Quindi è arrivato primo veramente. Grande, sì. No, non va bene però se la tecnologia non ci aiuta, già noi siamo imprecisi di nostro, se poi non gli cippano il passaggio e me lo segnano sesto non ci facciamo una figura. Non c'era il nastro? No, perché c'era COVID, i coriandoli, i coriandolini. Allora si chiama Ben Kintal, tanta roba. Questo non c'era in classifica, ma vabbè. Sono veramente incredibilmente confuso. Anch'io. Non si legge Ben. Secondo Luca Papi, mi pare, di aver capito. Quindi una confusione. No, volevo vedere lo split del... però appunto non gli segna il passaggio a Park Sur e quindi non abbiamo lo split degli ultimi 3 chilometri. Da ancora prima del 40esimo. Ero assolutamente curioso, peccato. Alla fine scopriremo che ha vinto l'Advanced in 3 ore e 23. Esatto. Aveva un passaggio a Tunte con media 18 chilometri orari, giusto per dare un'idea. Ecco l'uomo col cappello. Esatto. No, non poteva prendere il microfono, apposta. Adesso lo buttano via. Comunque, tanta roba. Sì. Questo è il classico esempio che l'abbigliamento fa la differenza, come ho sempre sperato io. La gamba c'entra poco. E non sbagli. Pazzesco. Sì. Ci facciamo spesso tante menate, tante storie sui materiali. Certo. Non so quanto dislivello abbia questa gara, Luca. È negativo il dislivello della maratona, è tutto in discesa. Sul serio? Sì, sì. Perché è la seconda metà. Quindi... Sì, sì. È tutto in discesa e tutto bella... Posso dire, buoni tutti vabbè. Così. Allora, buoni tutti. 18 km orari su tutti i bravi a farli. Ha vinto la gravità alla fine. Quindi i keniani, spero che qualcuno mi corregga sui commenti, faranno doppietta uomo donna? Sì. Arca. Sì. In tutto questo mi sa che si è veramente perso il primo Aurelien. Ma se non arrivano, doveva arrivare un quarto d'ora fa, sì, o li hanno fermati per far arrivare prima. Secondo me hanno problemi al passaggio di chi è questo che è contento di essere arrivato. Lui è? Questo è uno svedese. Non mi sembra su Herman, Sì, non mi sembrano neanche attrezzati per una 125, no, penso. No. A questo gli hanno sparato i coriandoli. Sì. No, secondo me hanno problemi col passaggio a Park Sur del cippaggio. Può essere Martin Bostrom, il terzo della marathon? Credo che siano i primi 3 questi. Sì. Dice Andreus Simon Heimerich, era il primo. Allora... Dalla foto sembra lui. Dalla classifica sembra che il secondo ci ha messo meno tempo del primo. 3 minuti, sì. 2:43:24. In discesa e forse anche in retrorunning la gara. Ci ha impiegato 2:43:24 per fare 42 chilometri. Quanto ci ha messo? 2:43:24. E il secondo 2:40:23. È una gara di 42 chilometri e 870 metri di dislivello. Bravo! Nel Vicentino comunque ho visto anche di meglio. Anche solo per sedute di allenamento. Mi spiegate per favore perché il secondo ci ha messo di meno, ma è secondo?
Perché magari sono partiti scaglionati. Perché è un problema del chip. E infatti non capisco come fanno a gestire questa cosa. Sì, perché praticamente magari sarà partito dopo. Ha fatto, come dicevi tu ieri, l'ho fatto partire avanti qualche minuto e poi adesso ti prendo. Via. Infatti l'hanno passato primo. 2:41:27, a sorpresa. Ah, colpo di scena. Hai visto le magie del Covid? Non posso. Pazzesco. Andreu Simon. Bravo. Ed era uno spagnolo, era biondissimo ma era spagnolo. Ah. Quindi Coriandoli per nulla? E, no, forse il biondo era quello che è arrivato per secondo, il finlandese. Non lo so, sono incredibilmente confuso da questi arrivi. Anch'io. Pare la stiano vivendo tutti benissimo. Io non mi metterei lì sdraiato, perché se arriva qualcuno non ti vede dopo il, dopo il portale dell'arrivo. Però vedi tu. Ma dite che è il primo della lunga? Dite che è il signor Aurelien? È sponsorizzato Buff? No. No? No. È sponsorizzato Compressport. Ah, giusto. Antoine. Detto. Anche perché mi auguro che un minimo di partecipazione in più ci sia per questo povero però. No, questo qua era lo spagnolo. Andreu Simon Heinrich. Se ha veramente poco il nome da spagnolo. No? Sì, dici? Non lo so. Non importa. Questa formula cronometro è interessante comunque, no? Però era quello che dicevamo ieri, cioè è il partire un attimo dopo, però poi no, arriviamo assieme all'arrivo. È la tecnica definitiva. Sono... Non lo so. Mi sembra un po' strano come metodo. È anche strano che li abbiano fatti partire una alla volta e no a ondate. Probabilmente per un discorso Covid ha più senso, non ho idea. Però effettivamente... su una gara, vabbè che alla fine non si è nemmeno giocata sui secondi perché gli ha dato 2 minuti, poi alla fine come ha fatto a partire 2 minuti dopo rispetto al primo? È quello che dico, eh. Boh. Senti l'ordine di pettorale, perché, però è dimenticato il 2002, quindi vuol dire che era il secondo favorito. Però è dimenticato di partire. 2041, sì, quindi 10 secondi per 40. Ma secondo me non li hanno fatti partire per numero di pettorale, li ha fatti partire per ti infili dentro e parti. Stavo guardando, non ci sono altri aggiornamenti. No, io direi che a questo punto probabilmente quando la televisione lì si agiterà un pochettino seguendo la persona... Pensa, tra parentesi, mi è venuto in mente adesso, hanno seguito per 5 minuti una persona... che ha avuto i coriandoli, è arrivata prima, esatto. Ma è seconda. Questa è una delle cose più belle che ho visto. Quindi il vero primo non ha nessun tipo di coverage, no, della gara. Cioè, pensa anche quando è arrivato al traguardo e i giudici hanno visto il tempo e si sono guardati tipo, ora cosa facciamo? Chi glielo dice? Anche perché gli è andato il microfono per fare la dichiarazione e tutto. Pensate. Fantastico. Spettacolare. Volevo vedere se c'erano cambi sulla 125. No, né no. Uomo né donna, proprio tutto bloccato. Ci siamo persi tutti là, non arriva nessuno. Assurdo. Sì, no, è clamoroso, eh. Sono in ritardo di quasi 20 minuti. A me va bene anche se Aurelien si perde, Bove arriva e primo e Cucco arriva secondo, perché tu prenderesti solo un punto nel caso. Esatto. Ora bisogna guardare al minimo danno, non è tempo di fare. Ma io vedo una certa preoccupazione anche nel direttore di gara là che sta seguendo. Non ha ben chiaro cosa sta succedendo neanche lui. È arrivato nel frattempo Jim Wozniak. Non posso mettere il live. Esatto. Della gara, quindi non posso nemmeno ascoltare cosa stanno dicendo, a parte il fatto che nemmeno capirei, quindi, però magari qualcosetta. Non credo. Per sdrammatizzare, a Transgran Canaria nel 2018 ho conosciuto Lucia Bühler. Ah. E gli ho dato una pista sull'ultima discesa. la correva? No, gli ho dato una pista io. Ecco Compressport. Ecco che arriva. Mi piace prima. Nemmeno ecco Aurelien, ecco no, Compressport. Ecco. Professionismo a massimi livelli. Ma quindi lei era arrivata... Come eri arrivato tu a Transgran Canaria? Tanto male, dietro? Male. Perché mi ricordo che ti eri fermato anche a un certo punto. Cioè non stavi bene. Sì, ho fatto tre ore con i primi 10, forse, 12.
E poi niente, poi ho fatto 8 ore di crisi, 8 ore di passeggio. E poi a dopo il Gran Gnagnon, come si chiama il passaggio sì. là, quando è iniziata la discesa, mi sono ripreso, ho fatto 42 chilometri a bomba, proprio forte. Ho ripreso tanta gente. Ho due domande per te. Quella era la prima gara che facevi seguito da Grazielli, giusto? Avevate appena cominciato assieme, possibile? Sì. Okay. Sì. Abbiamo cominciato a settembre, dopo è stata la prima gara. Sì. Però quella peccato non aver avuto una webcam. È la famosa gara della Resurrection Card. Esatto, quella è stata, sì, là è nata la Resurrection Card. Perché dopo io non credevo che dopo 8 ore di trekking, dopo 8 ore di trekking uno poteva riprendersi. Però venivo da ripetute V2 Max, quindi non avevo fatto lunghi. Mi sono diviso la gara in 60 per 1000 con 1000 di recupero, più o meno. Qui era la famosa tabella che stavi mettendo l'altro giorno, io credo fossi ironico, invece perfetto. È quasi peggio della tecnica che avevo proposto al Demne nella nostra 100 miglia, dove gli dicevo: guarda, non so qual è la distanza tra un aid station e l'altra, facciamo così, un segmento tra un aid station e l'altra lo facciamo molto forte e quello dopo lo facciamo piano e poi lo facciamo forte. E non ha accettato e non capisco perché. Fatto poteva bene. Essere una strategia vincente come quella di partire a tutto. Io consiglierei a chi sta ascoltando di provare entrambe e farci sapere quale delle due ha funzionato meglio. Perché secondo me entrambe hanno valore. Dai che sta arrivando. Sì, sì, ma è lunga. Però adesso vedi, fanno correre sopra. Io mi ricordo quando l'ho fatta io ti facevo correre giù nel canale. Ma veramente? Sì, sì. Ma non è che adesso magari nel canale c'è acqua? No, è proprio secco. No, è secco. Ok. Sì, sì. C'è liquami e basta. Cattiveria finale comunque correre lì dentro. Sì, sì, sì. Immagino sì. Che il terreno non sia granché stabile. No. Molto meglio, molto caviglie meglio sulla... che partono. Esatto. Comunque anche Compre, dopo 120 km, viaggia ancora, eh. Sì. Sarà felice Grazielli, avete visto che scarpe indossa? Le Infinity, le scarpa nuove. Sì. Io purtroppo ho il feed molto piccolo e non vedo. Ah, però sì, i colori sono quelli classici di scarpa. Lui sembra è atleta scarpa o corre solo con scarpa? L'hanno messo in una che storia ieri. Compre Sport, però magari sai, è multi sponsor, presumo. L'hanno messo ieri sera in una storia con Dani, c'era Daniel e lui. Ok, quindi magari è supportato da. Esatto. O semplicemente nella storia c'era cioè semplicemente. Hanno visto Daniel che portava le spine e vai fatti a posto così. Corre ancora bene. Eh sì, decisamente. Bello direi alto anche. Sì. Oh, hanno dato il passaggio. A Park Sur? Sì. Hanno dato il passaggio solo del primo e lo danno all'arrivo tra 10 minuti. Però bene, sono curioso dal secondo al quarto ci divertiamo oggi. Sì, anche perché non ci stanno aggiornando la classifica, quindi sarà interessante. Io spero che si ammazzino su quest'ultima ciclabile lungomare. Secondo me lo fanno. Magari sputta anche un Grinius ancora in qualche Grinius modo. Ormai è troppo indietro. Spero solo che arrivi alla fine a questo punto, perché... Ma qua quanto mancheranno? 10 un chilometro, due? Ah, sì, sì, è arrivato praticamente. Ma vedi che l'hanno fatto passare nel... Ma perché gli hanno fatto fare questo passaggio? Perché c'è la strada. Perché ha cambiato. Ah, ok. C'è la strada sopra, quindi li fanno per non farli passare in mezzo. Lo vedo bello fresco ancora, veramente. Sì, mamma mia. Vediamo com'è stata la sua gara. Mi piacerebbe anche solo partire così. È vero. Non arrivare. Lui è partito... Beh, no, non è partito con calma. Nel senso, era sesto, quinto, terzo, sesto, secondo, primo. Fatto bene. Però ha giocato... Strategia Saverio, sì. Piano piano. Purtroppo sì. Un grande favorito di questa trasmissione. Favorito non esiste in italiano, è preferito, cioè esiste, sì, ma non forse. Vuol dire quello.
forse era la strategia di Dani anche, infatti ha fatto, mi diceva prima di partire, quando abbiamo fatto qualche allenamento insieme, che voleva partire non come sempre a ridosso dei primi, cioè sempre tutti davanti con tutti quanti, partire con calma. Infatti è partito, era tipo nono i primi passaggi, nono, settimo, sesto. Ma infatti vedevo che c'era anche, questa mattina vedevo che c'era un bel gruppone in terza posizione, quindi strategicamente stava funzionando bene. Sì. L'arrivo tra l'altro secondo me è bellissimo, cioè è bellissimo correre lì. Secondo me non te lo godi per come arrivi, però anche la giornata è spettacolare. Sì, la palla luminosa del cielo mi preoccupa però. Quello c'è sempre, il pagliaccio là, quello che indica la strada. Avete visto? No, eh? No. Sì, sì. C'è sempre, tutti gli anni è lì a indicare la strada. Okay. Sì, certo che qualcuno almeno lungo strada poteva venire. Cioè, non so quali siano le misure alle Canarie, mi pare che le Canarie siano il paradiso del free COVID, quindi due o tre persone in più. C'è Alpi Tour che ha organizzato i primi viaggi con tampone alla partenza e all'arrivo alle Canarie, quindi modi di viaggiare nuovi. Esatto. Ma vedo bene, ho guardato l'orologio, quindi... No, corre ancora da Dio, per aver corso 125-27 chilometri. Però vedo piano piano sofferenza in faccia, infatti ha fatto un paio di smorfie di sofferenza. Ha anche un'eternità sul secondo, quindi potrebbe veramente camminare. È che è brutto nel momento in cui ti inquadrano. Dire una ho tempo. Lo puoi. Sì. Sta morendo. Adesso è... Non so se sta rallentando il video o se sta rallentando lui, però un pochino sì. Secondo me si aspettava l'arrivo un po' prima. Il finale in mezzo alla strada deve fare un caldo anche importante, probabilmente. Sì. Sì, soprattutto a febbraio, sì. Allora. Il fotio, come lo vedete, là, è il quinto? Ha tirato fuori i bastoncini per fare gli ultimi chilometri. Non è qui, è un quinto temporaneo, in realtà sarà terzo. Il Fotios, vero? Fotios è quinto, giusto? Sesto? Sì. Ok. Altri commenti su YouTube dicono in Kenya ci sono molte più discese che salite, quindi era avvantaggiato. Probabilmente la classifica funziona come a Urma 50 nel caso di volata, in base all'importanza. E dice Locatelli, sei complice, sai come funziona, io omertoso. Qualche esperto di outfit è in previsione, non lo sappiamo se arriverà l'esperto di outfit, sarebbe bello avere un esperto di outfit. Sì. E aspettiamo magari una gara in cui c'è delle condizioni climatiche avverse, così potremmo parlare con qualche esperto di outfit. Dobbiamo solo trovarlo, o si paleserà da noi, riuscirà a scoprire il codice della stanza su Zoom. Alla fine stavo pensando, invece di fare qualcosa di spot, la domenica, un po' alla buona domenica, potremmo fare il nostro salotto. C'è il gossip, il meteo, la Spagna, non corsa. Il nuovo trend, le scarpe, però, tutte queste cose. Però ci vogliono anche degli inviati sul campo. Campi a casa, sì, tra l'altro, no? Dove non sta succedendo nulla. Però gente che chiami... Sì. Spettacolare. Comunque, veramente, l'arrivo, c'è... i bastoncini, ma non capisco perché. Li sbattevano... Sta aprendo, che cazzo fa? È un genio. Vuole infilzare qualcuno all'arrivo, ma ne ha solo uno. Usa come sciabola per farsi per far vedere che ne aveva solo uno, forse. O li serve per la rampetta che c'è? No, forse la moglie adesso le gira la bandiera. Sara dice che dovremmo commentare il live dei cantieri. Se riusciamo a trovare un cantiere, cosa è successo all'uomo che guidava la webcam? Se riusciamo a trovare un live di un cantiere su YouTube, io lo farei molto volentieri. Sta arrivando l'uomo, Sì. È tra quelli della marathon. Ecco cosa serviva al bastoncino. Quello è, secondo me, il momento migliore per arrivare alla fine di una gara, perché comunque riesce ad avere foto gratis. Le foto del primo sono sempre senza watermark del fotografo, quindi e ci sei anche tu e puoi dire guarda quello di fianco e puoi dire sì. No, ma quello è con la webcam,
Secondo me lo squalificano. Dici? Secondo me lo squalificano. Ah, sì, non ha il pettorale. No, perché non ha il è partito con 2 bastoncini, è arrivato con 1. Sì. Non puoi. Ci sono le gare dove parti con i bastoncini, arrivi senza, ti squalifica. Non capisco averne tirato fuori uno. Boh. Sì, infatti, poteva fare il vago. Ah, perché forse Pau Capella arriva sempre con i bastoncini e gli fa vedere, visto, un 1. Probabilmente comunque per tenere lontana la gente, tipo scacciamucche proprio. Via. Vedi il pienone. O magari ecco, per esigenza di sponsor. Ma i gonfiabili di lato cosa servono? Non ho capito. Vabbè. Forse hanno diverse linee d'arrivo. Diversi arrivo? È passato dai box. No, ne hanno solo una. Quanto tempo siamo oltre, sai cosa oltre sono? Il sponsor record che hanno pagato meno. Siamo un'ora o 3 record. Un'ora o 3 record, bene. Non riesco a vedere il o 2 ore. Quanto ha fatto? Io ho qui il record. Quanto ha fatto? Beh, adesso è 13:44, quindi un'ora dopo il record. 13:44 minuti. Bravo. Bravo. Finito. Tanta roba. Ci chiedono, dato che abbiamo Matteo Turconi che non riesce a gestire in solitaria il telefono perché suo figlio gli ruba continuamente il telefono per vedere probabilmente filmati molto più interessanti di questo, come stanno andando le nostre previsioni? Male. Se vi siete appena sintonizzati. Male è un eufemismo. Rob ha completato lo slam. Quindi primo, secondo, terzo uomo, primo, secondo, terzo donna, tutti sbagliati, tutti ritirati, quindi tutti con penalità, meno 12. Io ho solo un uomo in gara, nemmeno per il podio, in gara, che spero continui. I miei altri 5 sono ritirati, meno 10. Marcello invece ha 3 uomini in gara. Marcello Lassalunga. Madonna. Marcello ha Green News, che però ovviamente non recupererà nessun punto. Cucco, che è lì per anche beccare il terzo posto, quindi potrebbe essere un bel colpo per Marcello. E la Azzara Garcia, che non ha modo di arrivare seconda perché è assolutamente prima. Vabbè, potrebbe perdersi, non si sa mai, però è molto prima. Però Marcello è assolutamente in testa. Questo però non vuol dire che Marcello riuscirà a stare sopra lo zero, anche lui sarà sotto lo zero. Esatto, esatto. Partiamo, esatto. Diciamo che l'anno parte sotto lo zero per tutti quanti. Sarà una gara che va. Il 2021 è un bell'anno. Mascherina immediata. Sì. Okay, vediamo un po' le classifiche, se stanno aggiornando qualcosa. Edizione di record, nella ragazzi. Speranza che... A parte il fatto che dovrebbero arrivare tra una mezz'oretta e i secondi, quindi... Secondi, terzi, quarti, eccetera. Sì, non hanno assolutamente aggiornato niente. Ma hanno cannato di brutto comunque sulle previsioni. Sì, ma di brutto sì. Sì. Ma anche perché LiveTrade, per come funziona, va a incrociare i dati delle precedenti edizioni che sono state tutte più veloci. Quindi, tra l'altro loro hanno anche il problema che fino a 2 anni fa la gara era 125 km. Non so quale pezzo hanno aggiunto, ma adesso è diventata 128. Questo finale, okay. Perché prima si arrivava al centro sportivo, quello enorme che c'è. Al palazzetto, insomma. Al palazzetto dello sport, esatto. Ok. E hanno aggiunto quest'ultimo pezzo, credo... Infatti, tecnicamente il record del percorso sarebbe tipo 30 secondi più veloce, sempre di Pau Capelle, però la cosa allucinante è che Pau Capelle ha fatto un tempo 30 secondi più lento facendo 3 km in più. Sì, sì. Direi che anche qua capiamo come il materiale è sovrastimato, perché sta andando come degli squali. Non c'è niente da fare. Viaggiano di brutto. Supera un povero ragazzo. La cosa pazzesca è che quello a destra in questo momento, secondo me, visivamente sta correndo più veloce rispetto ai due a sinistra, che però l'hanno sorpassato nel giro di 4 passi. Incredibile. Si è agganciato. Ci prova. Guarda che potrebbe essere il bacio della morte. La famosa lotta per la 20ª piazza. Eccola. È questa, la lotta per la 20ª piazza, guardate.
sì. Nel frattempo la Zara Garcia ha sempre 40 minuti di vantaggio, in realtà mezz'ora, reali, però in pronosticati danno 40 minuti. Sulla seconda, terza dispersa e direi che non c'è nessun altro poi da guardare sulla gara femminile. In realtà c'è un'atleta italiana in gara che è Francesca Billi. Sì. Che in questo momento è a presa per S. Luca, tu sai? No. Praticamente adesso con i piedi presa per S è a metà gara. Sì, deve ancora fare fare due salite grosse prima di arrivare a Rock Nublo. Sì, sì. Diciamo però che è ancora in gara. Sì. Tejeda, diciamo, se arrivi a Tejeda là, diciamo che ti sei portato un bel pezzo avanti. Ti rimane una salita, poi va tutta a scendere la gara. Dopo è facile, però fino a Tejeda si soffre, va sempre su. Se non ricordo male, a Tejeda ho mangiato delle grandi papas bravas, patatas bravas, se non sbaglio. Garagnone. E gli ottimi pinchos. Ah, ok. Io a Garagnone ho sperimentato per la prima volta le patate salate. No, no, ma io non dicevo in gara, era proprio turista. Stato in ferie ad agosto io. A Garagnone c'è la base vita, là ricordo che sono entrato, stavo un po' male di pancia, ho mangiato due o tre patate con sale abbondante e per 20 minuti dopo avevo queste patate che rimuginavano, però mi hanno aiutato un sacco, dopo... Ma infatti il mio proposito del 2021 è provare le patate. Le patate in gara ti salvano la vita. Vedi. Lo dico in diretta. E devo testarle. Sì, devo testarle. Provate in Inghilterra, ce le hanno la LUT all'ultimo ristoro solo, purtroppo. Però quelle patate hanno... Esatto. Quelle patate hanno salvato la vita a Matteo Scordo. Nell'anno in cui ha finito la LUT con me, e siamo rimasti a Croda Lago a mangiare patate alle, non ho idea, saranno state le 10 di sera, 9 e mezza di sera, per tre quarti d'ora. Lì hanno patate, il brodo migliore di tutta la LUT. Vi chiederei, chi ha intenzione di fare la LUT, fermatevi a bere il brodo a Croda Lago perché lo fa a rifugio, è veramente buono. Devo dirlo, purtroppo quello dell'Auronzo è terribile invece. Anche quello penso lo faccia a rifugio, ma non lo so, l'altra volta era peggio. E fanno anche le uova. Fanno anche le uova per chi è fan. Io sto lontano metri dal banchetto delle uova. Uova, specchie e patate anche fanno. Sarebbe però devi entrare in rifugio, bravo, per quello. Scherzi, ma l'Abbots ci sono. Sì? Uova, specchie e patate? Sì, sì. Fanno con lo speck, sì sì, oppure le torte salate, mamma, con le birre. Mamma. Tanta roba. Ma in un ristoro particolare, alla fine? A metà. Proprio per spingere al ritiro la gente? Sì 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 sì, okay. Oltre che vari salamini e formaggi sul percorso. Francesca Billi, vorrei ricordare quindi che si trova... E c'è una temperatura media, sto vedendo, di 22 gradi. Cavolo, ed è quindi... punto più alto. Non buono. E va verso il blu più scuro, che sì, da quello che capisco io è più freddo. Sì. Perfetto. Grazie Rob. Grazie Colonnello Isolda per l'angolo. Mi dicono... qui per servirmi. Un messaggio personale in realtà questo è: perché mi porti sempre a fare gare in posti di merda dove è freddo e questa non l'hai mai corsa? È vero. In realtà probabilmente Madeira è ancora meglio. Sì. Cade in aprile, fa probabilmente più caldo, quindi per chi non fa la gara è ancora meglio. Dove per sempre? Per chi non fa la gara è meglio. Ah! Nel senso, per chi aspetta alla fine, se la gode di più. No, meglio Gran Canaria. Sì? Ok. È più bello il tempo. Ok. Quindi... Madeira è molto più umida, sì. Okay. Meno attrezzata per spiagge. Quest'anno slam, quest'anno nebbia, pioggia, fango e brutti posti. L'anno prossimo solo facciamo lo slam delle isole, Sara.
Vengo anch'io, eventualmente. Giusto per far tirarmi giù il... Transvulcania, Gran Blu, Tenerife. Sì. E questa. Tenerife è quella dove fai la gara, la prima metà è solo salita letteralmente, sì. La seconda metà è solo discesa, giusto? Sì, verso il vulcano e poi scendi. Ricordo, se non ricordo male, l'aveva fatta Rigodanza o aveva provato a farla. Sì. No, era il papà di Rigodanza che aveva provato a farla. Aveva scritto un articolo forse, sì. Non mi ricordo. Rigodanza, e poi c'è l'isola d'Elba Trail, tra l'altro, anche volendo. C'è... L'Etna? Quello in Sardegna? Ah sì? Che in realtà sono anni che vorrei fare, però... La Sopramonte. Sopramonte sì. Luca, oltre a essere ad avere il compito di gestire la parte trail spagnola, in realtà hai anche il compito, per quello che dice Sara, di scegliere le mie prossime gare, quindi aspetto il calendario 2022. E la prima sarà a Isola Vicentina. Esatto. No, è la famosa 6 ore di Paderno-Dugnano, come era la 24 ore di Busto Arsizia, no? Di Saronno. Ah, nelle nostre zone, nelle vostre c'è Pastrengo. È una 24 ore però, giusto? Fanno anche la 12. 6 e basta. Beh, allora 6 è che io adesso sono specializzato sulle 4, quindi è molto particolare come specializzazione. Sì, di nicchia. È lupo attutissima, cos'è, 24? Non posso dire di essere proprio uno specialista, perché purtroppo c'è Scordo che è un gradino sopra a tutti, ma va bene. Ci dicono anche Eolie Running Cruise, non so se è una gara vera. Sì. Ok, a posto. No, non so se a questo punto la gente stava scrivendo Isola Running, altro aggettivo, quindi in questo momento Io sono capitato in vacanza in Sicilia quando hanno fatto quella, fanno le Egadi, fanno Pavigliana. Ah, è vero. Sono 3 isole che fanno là, ma sono gare da 3-4 km, 5 km, quindi poco impegnative, vai a fare la vacanza. Passato il secondo a Parc Sur, Pere Aurel Bove. E in realtà è passato con un tempo pazzesco, nel senso... In realtà la previsione l'ha sbagliata solo del primo, perché un po' forse probabilmente stava scoppiando. Perché aveva mezz'ora di vantaggio, ma adesso tra 10 minuti sarà all'arrivo, quindi... La proiezione del secondo comunque era alle 13.05 all'arrivo, è passato a Parco. Vorrebbe dire 20 minuti... Beh, vabbè, oddio, gli ha preso 40 minuti di ritardo sulla proiezione. Almeno. Sta arrivando uno dei due, penso che ne ho... Che zaino ha? Penso che sia il 7 S-Lab. No, è a dimostrazione del fatto che puoi veramente anche correre con lo zaino di Hello Kitty, se sai correre ed evitare... Mi sa che ha vinto. È la prima kenyota, sulla 42. Sì. Chissà se ci sarà la beffa anche per lei di non essere lei la vincitrice. Va a sapere. Può essere. Anche perché stanno riprendendo quella dietro, quindi... Lui è sempre l'uomo con la GoPro, sì, sì. Sì. Lui si fa delle gran ripetute oggi. Mi sa di sì. E credo... Ah, no. Coriandoli, non capisco. Coriandolo dice per coriandoli. Me è... Ah, ok. Coriandoli, abbiamo capito che non è però indicativo di hai vinto. Cioè già è indicativo di... Vuol dire che hai raggiunto l'obiettivo. Forse... Bravo. Bravo. Obiettivo raggiunto. Il premio finisher. Perché tra la prima e la seconda, entrambe kenyote... Erano quelle due, sì. Bisogna vedere i tempi di partenza, erano molto attaccate, sono arrivate credo una 10 secondi dietro l'altra, ma bisogna vedere quando una e l'altra sono partite. No. È tutto bellissimo questa formula. Vero, perché arrivi ma non si sa mai. Il beneficio del dubbio, è una metafora della vita. Io invito gli italiani all'ascolto, parlo al popolo italiano, no, gli italiani all'ascolto che saranno a fare l'ultrabericus tra 2 settimane, a utilizzare la stessa identica tecnica per mandare in crisi
credo quelli di Guido Sport, no? Non ho idea di farà il timing della gara. Che voi sappiate è sempre anche lì partenza scaglionata? Pare sia partenza scaglionata, ma secondo me non sarà scaglionata di una persona, devono far partire 1200 persone, 600 più 600 a dire la verità. Però se fai partire chip, cioè il 600esimo parte 2 ore dopo, cioè nemmeno forse alla maratona di New York parti. Sì. Più che altro hanno anche il tempo massimo della gara che finisce alle 11 di sera di solito, quindi se parti veramente 2 ore dopo hai voglia arrivare in piazza, no, non arrivano in piazza Vicenza, arrivano a Campo Marzo però. Ma così è per smorzare l'aggressività vicentina, no? Quindi perché non riusciranno a smorzare l'aggressività. Ma prego, passa. No, però hai ragione, più vicentina. Tanto 10 minuti passa. La terza. Sta arrivando anche la terza, Virginia Perez. Per fortuna c'è una persona seria dei quattro online. Poi vedete i tempi, cioè 3:15, questa farà un 3:18 per 42 km. Bravo, bravo. Lei in realtà è un quarto d'ora in anticipo rispetto alle altre due. Allora adesso la cippano. E anche in realtà Gemma Arenas, che anche lei è comunque è una che va, anche lei ha un 3:02 di passaggio a Park Sud. È parentata con Gemma del Sud? Anche Adesco in teoria ha... potrebbe stare sotto le prime due. Oh. Ah no, però aspetta, dicevamo 3 chilometri. Esatto, no, è impossibile. Devono darci dentro. È il famoso test dei 3 chilometri, no? Un po' il test di Cooper finale. Il test di Cooper è il test dei 12 minuti, quindi non c'entra niente. È arrivata la terza, possibile? Sì. E questa è la Desco. Il 3:19, ok, ha fatto... No, non era la Desco. No, questa qua che sta arrivando. Non è adesso. La Mesonero. Ah no, è questa qua adesso. Questa adesso, sì. Adesso quando vedo Del Rosa io penso che sì. Guarda. Vedi? Adesso ha fatto un garone alla fine perché ha fatto il passaggio, ha ripreso. Però il bello delle gare in periodo Covid è che arriva gente ma non sai se ha vinto o no. Quindi adesso c'è un po' questa... È a cronometro. Prima Virginia Perez Mesonero, seconda la Cheruto, terza Sara Gerop, anche lei keniota. Vediamo se aggiornano. La Virginia Perez prima. Sì, è arrivata un minuto prima rispetto alla prima keniota. Che beffa, arrivi prima, ti sparo i coriandoli e scopri che sei arrivata seconda. Fanno il saluto come quello degli attori porno, come raccontava Elio quando era andato a trovare Rocco Siffredi sul set di un film e diceva che gli attori, momenti altissimi di trasmissione. Però di contro poi magari non mi ricordo se Tizio Caio è tedesco o svedese, però questa cosa è impressa nel mio cervello forever. Ma vediamo se hanno aggiornato. Esco quinta danno. Ma non hanno ancora aggiornato la classifica, Rob. No, adesso sì. No, non danno ancora come finisher. Sì. La danno come finisher? Il mio sito non partecipa? No, vedo solo 3 finisher io. Io vedo Cabeza de Carrera Mujeres, vediamo. Io vedo 5 finisher. Sì, la danno quinta. 3:18:27. Ecco sì, qua, la spagnola prima, Desco quinta. Ceruto e Iero con le due chegnote, seconda e terza. Poi Alcazar e Desco. Sì. Quindi beffa per le chegnote, esattamente come siamo passati da doppietta chegnota a no. No. Vediamo. La gara lunga. Mi ricorda questa cosa un po' le gare di sci. Sai quelle cose del... dove di solito quelli che hanno possibilità, soprattutto su discesa e non il pettorale 98 che vince. Bravissimo. Di solito sono i primi 20-25 e poi ti arriva il 40esimo e quando tu stavi già festeggiando con lo champagne che avevi comprato su Amazon. Pettorale giù, gonfiabile giù. Esatto, ti tocca rimettere solo l'ultimo, non ha il beneficio del dubbio. Bravo. 2 minuti dovrebbe arrivare il secondo,
e il buon Checco Cucco ha 4 minuti di vantaggio per ora. Mi confermi che Checco Cucco è il modo in cui lui vuole essere chiamato? Cucco. Un altro amante di La Reunion. Lui ci ha vissuto anche. Sì, ho letto. Sì, anch'io ho letto ieri pomeriggio. Anche non avevo la più pallida idea, giusto? Di chi fosse. Sì, sì. No, esatto, esatto. Anche lui abita in Francia. Confessare la nostra ignoranza collettiva. Abita in Francia. È come Luca Papi. Esatto. E ha vinto il 2018 la Maxi Race. Sì. Staccando di mezz'ora il secondo. Eh sì, tanta roba. Un garone pazzesco. Magari il secondo non era nessuno, però... Dubbio. Sì, l'anno prima c'era Daen, l'anno dopo no. Infatti. Era l'anno con Daen e Max King? Nel 2017 mi pare che abbia vinto Daen, quando ha vinto anche UTMB. Fatto Maxi Race, sciogli gambe per UTMB. Chiaro, ovvio. Maxi Race, Madeira quell'anno. Madeira. No, non come quest'anno dove vuole fare Hard Rock, sciogli gambe. Ah, giusto. È lungo lento di UTMB. Z2 e... RPE2. Sei in tabella, comunque. Se deve farla. Esatto. In realtà, parlando di Hard Rock, avevo sentito via mail Brian di Iron Far, e lui dice che non è convintissimo che riusciranno a fare Hard Rock quest'anno. Ancora? Non capisco perché, perché poi credo che Silverton sia... Non credo. Silverton è una comunità incredibilmente piccola. Io penso più per un discorso di raggiungere il posto, quindi di viaggi, quindi di gente che deve arrivare da fuori. Aspetta che è arrivato il sta arrivando il secondo, Sì. Direi Uomo Kinetic, direi così. Sì, sì, sì. Anche Buff, sei anche già messo la mascherina. Ammazza che è bello buffed o sbaglio l'uomo? Sì, sì, sembra un Demonari spagnolo. Bravo. Da quanto è grosso. Zaino Naked come Grignus. Le scarpe? Gran risultato. Sì. Scarpe sono arancioni. È una marca. No, diceva Brian, e non so se lo diceva per scaramanzia, sono Nike? No. Non so se diceva per scaramanzia, però effettivamente lui aveva poco ottimismo per quanto riguarda Hard Rock. E potrebbe anche essere quello il motivo per cui effettivamente Daen si è iscritto anche a UTMB. Secondo me tanta gente ha usato UTMB come... piano B. Come piano scarpe B. Sono Merrell. Merrell. Anche lui Merrell? Vanno alla gara. Sembra un cyborg questo. Magari lui per è nulla fisicato. Spartan. Chi è questo Pere? Pere. Bovo. Pere. Bovo è dalla zona, Ah, no, Bovo. Kiwi Skyrun. Spagna, gara in Spagna, gara in Catalogna. Limone Extreme, ventesimo. Però... Olympus Marathon terzo, Coastal Challenge in Costa Rica, che è quello che ha appena fatto Olsen, che credo sia ancora là che gira per la giungla, da quello che sta postando. Quindi. Sì, mi sa che le foglie di coca di Trofeo Kima terzo, però. Tromso Sky Race secondo, quindi molto Sky Marathon. Transvulcania ha scelto questo percorso allora. Fermi tutti, Transvulcania primo nel 2018. Ah, bene. Ultrafjord. Però sì, molto votato a Sky Race. Cosa non ci stai dicendo, Luca, che dicevi che il percorso è mediamente tecnico, normalmente tecnico? No, ci sono alcuni, ci sono alcuni passaggi. Non è una gara tecnica, giusto, perché è molto corribile, però ci sono alcuni passaggi che se sai correre su ciottoli, su sassi, sì, ti dà vantaggio. Ti dà vantaggio. Ok, ma poco, non andrò mai a farla. Pare che Fottis abbia superato il nostro Cucco. Fottis è terzo, sì. Sì. E Cucco... sì. Per Fotios avevo promesso ieri sera che ti avrei dato dei punti extra, non mi ricordo. No. Ok, era per la scelta di Rob, giusto? Per la donna, sì, che poi si è ritirata, ok. Mi spiace. No. Mi spiace, Marci. Sì, è tra l'altro già passato, quindi... A meno che... Faranno lo sprint finale, forse.
anche Sorman manca. Però la erano tutti... Ti fotio su quando voglio, alla maglia. Ha scritto dietro sulla maglia, no? Oh, come punteggio Hydra era molto alto comunque. No, decisamente, 850 è un signor punteggio Hydra. Può andare ovunque. Esatto. Può accompagnare solo. Al pettorale esatto. Gratis, salute in bene. Esatto. Ah no, 870, scusate. 8,70, ma perché ha guadagnato punti mentre gareggiava Trans Gran Canaria o abbiamo guardato male ieri? No, 8,70 per trovare gratis, dice Luca. Esatto, ah, okay, cavoli. Gli mancavano cosa? 5 punti? Poco meno. Tragedia. Sono quelli che mancano a me alla fine, ogni volta lascio perdere per quello. Greco. O gratis o niente. Anche lui mai sentito, andiamo a vedere cosa ha fatto, giusto per... Ecco, apprezzo questa cosa del palmarès Hydra. Gara in Grecia, Olympus Marathon decimo, quindi non benissimo. Primo alla Mezzobus. Corre relativamente da poco, corre da 2 anni, mi sa. Sarà un ex ciclista? Aia. Chiedo. Chiedi per un amico. Esatto. Sembra corra relativamente da poco. Bravo. Bravo perché anche lui, vediamo i passaggi... Forse il palmare Hydra però ti dà solo gli ultimi 2 anni, magari se vai sul sito proprio della Hydra. Secondo, ottavo, settimo, sesto, quinto, terzo e vediamo come arriva alla fine. Partito a cannone anche lui, secondo me era uno probabilmente di quelli che ieri sera correvano ai 3 al chilometro sul lungomare di Las Palmas. Tra quanto lo danno? In teoria tra 10 minuti. 10 minuti. Disimpopulus, aspetta. Hanno sbagliato a scrivere il nome. Squalificato, quindi credo. Sì, perché non è Fotios, ma è Fotis. Ah, Fotis. No. Quindi sbagliando avevi ragione tu, Marcello. E l'ha chiamato Fotis. Però sì, corre dal 2017, ha fatto la prima gara Ultra Trail Pelion. Presumo una gara una grande classica. In Grecia, una, sì. Una delle classiche, dello slam del Peloponneso. Ha sempre corso in Grecia. Ha sempre corso in Grecia, praticamente. Circuito Sparta, veramente loro. Circuito Sparta, bravo. L'originale. Ma infatti ha sbagliato, ha letto dopo che era Spartan qui. È stato un errore onesto. Però vabbè, comunque in realtà gli è andata bene fino ad ora. Sì, 2 soldi li porta a casa anche lui, credo. Io direi che a questo punto aspettiamo il blocco terzo, quarto, quinto, quindi Zizimopoulos, Kukkos, Sorman. E poi cominciamo a... chiudere un po' le fila, anche perché credo che la Azzara Garcia, che è avanti di mezz'ora in questo momento, sulle previsioni di 40 minuti, prima di altre 2 ore non arriverà all'arrivo. Sono lente le donne quest'anno, sì. Non so se nel frattempo, in queste 2 ore, Luca vuoi raccontare qualcosa. Cosa? Possiamo fare ancora 2 ore di diretta? Sì. In cui affrontiamo tutti i percorsi di gara spagnoli dal nostro esperto gara Luca. Quante gare hai fatto in Spagna? Gran Canaria, sì, basta. Non hai mai fatto Madeira? Portoghese. Madeira è portoghese. Mi è arrivato un curriculum allora sbagliato qua. Non so se posso darti la posizione di esperto di... Puoi dire generale delle isole, magari, perché... Ok, va bene. Allora, l'hai recuperata bene, dai. Se sbaglio lo stesso, comunque. Non mi ricordo se... No, te l'avevo forse già chiesto nell'intervista. Qual è stata la tua gara preferita? Su Tirol. No, la lasciamo un po' da parte. Le gare del circuito Tutte in B sono tutte belle,
proprio tutto il porto, però le isole sono affascinanti. Le isole mi piacciono proprio tanto, Gran Canaria, Madeira, tanta roba. Ma per la conformazione che ti porta comunque quasi sempre a salire e poi a scendere o proprio per il paesaggio? Perché attraversi tutta l'isola da nord a sud di solito. Okay. Proprio... Quindi anche la logica che c'è dietro. Sì, sì, la logica in più ti permette di visitare tutta l'isola. Tu in una gara, cioè, facendo una corsa, ti visiti tutta l'isola da cima a fondo. Cioè le parti più belle le vedi tu. E ti mancherebbe il Grand Ride. Sì. Quella è, ci sono iscritto ancora, vediamo se quest'anno ottobre ci fanno andare. Nel frattempo Cucco è passato a Park Sur 6 minuti dopo Zizimo Cross. Quindi Marcello, la tua classifica qui la vedo male, sai. Posso tirare su una riga? Posso dire bravo lo stesso però. Esatto. A entrambi, sia a te che a Cucco. No, in realtà è stato veramente bravo, però guarda, mi spiace, devo togliere. Quindi sappiamo già che tu riceverai un punto. Possiamo già dare la classifica definitiva. Ah no, beh, potrebbe ancora ritirarsi. Morire. Potrebbe ancora ritirarsi Grinius. Quindi in realtà... Povero Grinius, lasciatelo, dai. Io spero arrivi alla fine, è l'unico modo. Pensavo sarebbe andato meglio. Almeno 12. Pensavo anch'io, onestamente. Mm-hmm. Ma lui che problema di salute ha avuto? Da cui si stai prendendo? Era pubalgia, no? Pubalgia. Però era 2 anni fa che ha avuto pubalgia. Ma ancora, sì, ma fatto... vabbè che probabilmente te la porti dietro. Ho fatto un anno con un anno che non è stato proprio male. Aveva problemi anche al basso ventre, se non sbaglio. Se non ricordo male, a parte le battute. Sì. Subpallare o qualcosa del genere, però sì, sì. E si è ripreso, cosa che non pensavo onestamente, è andato a fare abbastanza bene, direi, il grande slam. Sì, 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 sì. A parte Vermont, così anche Western State ha fatto molto 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 bene. Sì. Alla fine ha mancato il record relativamente di poco, è solo perché ha fatto una brutta Leadville a memoria. Beh, alla fine, esatto. Se guardi, tutti quanti hanno avuto problemi. Grinius, Gamito, cioè, per dire 2 nomi che conosco, Andrea, la buona anima di Andrea User, anche lei, dopo stagioni che hai fatto sempre al vertice, facendo certo. 1 o 2 gare al mese, come anche Dani, e prima o poi il fisico ti paga, cioè, è inutile che li giriamo troppo intorno. Così. Sì, sì, è sicuramente premiante la strategia a lungo termine di gente molto conservativa come Diane, come Bowman, che dopo anni sono ancora lì. Esatto. A dire la loro. Mi è arrivato infatti... il termine scientifico della malattia di Grinius è la pallite. non dico chi ha lasciato il commento. No, tutto però si attaccato, ha avuto problemi. La pallite. È l'apostrofo. Esatto. Volete 2 nomi interessanti io lo da seguire? Dici 2 nomi interessanti, perché hai detto solo cose giuste, purtroppo. Per questa stagione, puntando gli occhi a Lutembe, base alle condizioni meteo, guardate assolutamente Hannes Namberger, il tedesco, perché se il tempo è brutto, e se corre un Lutembe brutto, quindi con condizioni estreme, pioggia, neve, freddo, può fare la differenza anche rispetto a nomi molto più blasonati. Lui quest'anno lo vedo bene. Me lo segno così nelle previsioni. Hannes Namberger. Namberger, sì. Guarda che bel passaggio questo. Ah, peccato, è saltato. Questo è che cazzo. Invece femminile, Julia Kessler qua di Merano, se non si rompe, quest'anno farà, se decide di partecipare a gare, perché poi è particolare. Oggi ha fatto, vi dico, scusate, questo off topic. Oggi ha fatto 40 km e 1800 di più. 3 giorni fa ha fatto 3000 di più con pochi chilometri perché ha fatto solo salita. 4 giorni fa ha fatto una 20ina di chilometri. Non ha Strava, sto vedendo il suo profilo Facebook. 6 giorni fa ha fatto 50 km e 2400 metri di dislivello. Cioè, quindi ha fatto in una settimana 160 km. Tra l'altro lei fa viaggia. Così da un paio d'anni. Lei viaggia, va, ha vinto Dolomiti di Brenta e va forte, corre veramente forte.
Se forse l'S1 è arrivata quarta generale e per poco non ha preso i primi? Sì, possibile. Sì. Sì. E non, lei non mangia, lei durante tutta la gara beve solo, non mangia quasi niente. Devo provare anch'io. Un'altra delle nuove tecniche. Esatto. Fammi sapere come patate va, e Marcello. Acqua. No, quello non, onestamente non riuscirei, ma cioè beve acqua, nemmeno liquidi carichi di carboidrati. Lei ma beve le robe della Herbalife, perché forse è dentro il giro Herbalife e basta. Devo presentarla al nutrizionista Demetrio. No, è stranissima come cosa, è pazzesco. Mangia pochissimo. Ah, qualcosa mangia, quindi. Sì, dovrà mangiare perché sei ore, insomma, se non butti giù qualcosa. Sì. Spero anch'io. Però pazzesco. Stiamo aspettando il terzo, che ormai... Guardate, ecco Gran Canaria, guardate che bello paesaggio qua. Sormann qua, due minuti dietro a Cucco. Due minuti e mezzo purtroppo, non, sono due minuti larghi e non due minuti scarsi. Vabbè, vince comunque l'Italia. Sì, vince. Esatto. Sì, comunque vince l'Italia, esatto. Esatto. Oh, bellissimo come paesaggio qua. Sì. E questi sono, questo è prima di Tunte, la discesa prima di Tunte è così. Sono tutti ciottoli scivolosi, pietre appuntite. Come rovinarli, Dio. Jordi Gamito ritirato per troppa pressione psicologica. Aveva persino il pettorale, no, dice Giovanni Corà, aveva persino il pettorale con scritto Gamitron. Oppure, no, chiedeva lui se era troppa pressione psicologica, da parte nostra, ovviamente. E chiede se aveva le Pegasus Trail addosso. Le Pegasus Trail non sono vere scarpe da trail. Aveva le Pegasus Trail, capito? Può essere, no. Corre con Night Trail. Che cosa aveva? Aveva, le Pegasus Trail 2, sì. Okay. Sì, sì, sì. Okay. Guarda che sì, Corà è sul pezzo per il discorso scarpe, cioè poteva essere l'inviato delle scarpe, ma gli è stato soffiato il posto. Marcello, ti consigliano di fare un purè di patate allungato a sto punto, se vuoi vivere di anche... acqua e purè. Esatto, nelle flasche. La purea, sale e zucchero. Purtroppo le flasche a quel punto diventano usa e getta, perché non hai modo abbastanza. Di... Dovrebbe arrivare il terzo, secondo le previsioni che hanno sbagliato tutto il giorno, quindi... Un minuto. Guardate il passaggio adesso, guardate il passaggio adesso della gara. È bellissimo, infatti era questo quello che stavo guardando prima. Lì Marcello tu non avresti problemi comunque, penso. No, cioè abbastanza... Sembra. Sì, esatto. No, e non va giù di strada bianca ma tinta di rosso. Veramente spettacolare. Eh sì, la discesa prima di Tejeda, sì, la ricordo bene. Ma tu praticamente da lì vedi tutta la discesa che va verso la fine? No, verso il paese Tejeda. Tejeda. Ah, ok. Tejeda no, è in mezzo. Tunte. Okay. Scusa, Tunte. Sì. Questa discesa che va giù a Tunte. Bellissima comunque, veramente bello. Invece dovrebbe arrivare adesso. Della 360 passano praticamente in mezzo, vedi tutti questi rovi? Sì, infatti... Li fanno tagliare su diretta. Era, infatti dicevo, Gubert aveva tutte le spine attaccate a gambe compressivi. Vediamo se la diretta si degna di farci vedere. Con l'aghetto e il vino. Così finalmente in realtà possiamo vedere in faccia questo Fotis Zizimopoulos. Nella mia testa, tra l'altro, lo sto immaginando esattamente come panne... No, com'è si chiamava l'americano alla 100 km su pista? Ah, il mitico... mamma mia. Miticissimo. Ci siamo Pannu. Già... Pannu. No. Pannu, bravo. Non panne. Quello che avevo trovato poi mentre correvo. Non so perché nella mia testa io lo sto immaginando così. So che non sarà così, però... De Gasperi. Stanno intervistando De Gasperi. Ah, quindi è arrivato anche lui. Finalmente. Vediamo com'è andato in discesa. Lui la vive bene la discesa di solito. Eh sì. Vediamo. Era 31esimo.
E adesso è primo forse. Perché è arrivato 35esimo, quindi non l'ha vissuta bene la discesa. 35esimo. Vediamo com'era partito, se c'è una progressione della... Se la gara gli è andata male da subito, pare di sì. Anche perché lo vedo a 19esimo, 31esimo, 41esimo, 43esimo. Anche perché io stavo guardando lo scratch uomini, però sono anche arrivate le donne prima, quindi... È arrivato il terzo. Veramente? Sì. Così, senza dire niente. Ma sono veramente... Cioè... Come la regia... Impeccabile. Cioè, l'unica volta che Fotios poteva essere inquadrato è arrivato il terzo, l'ha perso. Però pensa, impressionante. Cucco e Sorman. La recuperiamo subito noi. Bisogna vedere chi è partito prima tra Cucco e Sorman. È lui? È lui. È veramente lui? È lui. Ma Fotios. Cosa, 74 anni? Un uomo rovinato dalla vita. È un po' tirato, è disidratato. Ma è di bronzo? Come colore, sì. Porca miseria. Dai, impressionante. Come tutti gli spartani. Finito, è un nuovo finito però, mamma mia. Cioè, intervisti De Gasperi e perdi il terzo. Bah. Gli sta raccontando la storia della vita lui intanto. Sì, ho cambiato lavoro, non ho più tempo di allenarmi, quindi... Tra l'altro sua moglie gli ha dato un quarto d'ora. Esatto. Ah, certo, tra l'altro, vero? Sì. Sì, anche perché io in realtà ho detto che è arrivato 35esimo, 35esimo uomo, è arrivato 43esimo, 42esimo. Sì, dai, solo 8 donne. Finisher ufficializzato anche dalla classifica, poverino. Continuano a intervistare De Gasperi. Adesso dovrebbe arrivare Frank. Io spero che quel microfono venga igienizzato, perché le cose che sta vedendo quel microfono. Luca, chiedo a te, lo speaker che adesso è inquadrato, sì? Ti ricordi come si chiama? No. Però è famoso. Lo ricordo, no? L'ho visto spesso, era un vecchio, vecchia guardia Salomon. Se il Franco Bragagna spagnolo, esatto. Se qualcuno sta ascoltando, ha idea di chi sia? No, mi sembra quasi quello di Carreras de Montagna, quelli che fanno le recensioni spagnoli là, come si chiama? Trail Running Review. Direi quello alto e magro, non quello basso, esatto. e morbido. In teoria tra 4 minuti dovrebbe arrivare o Cucco o Sorman. E vediamo cosa succede e poi ci giochiamo un po' di chilometri su chi arriva prima. Avevamo, guarda, ormai ho sbagliato talmente tante cose. No, ma giochiamoci chilometri adesso, gli ultimi 2 minuti. Secondo voi chi arriva prima? Cucco. Chi l'ha detto? Io. Sorman. Sorman. Quindi Sorman è destinato a fallire. Sorman si ritira in questi ultimi 3 chilometri. Secondo me arriva, anche secondo me arriva Cucco prima, sì. Però come dicevo prima, raga, bisogna vedere chi è partito prima dalla spiaggia. Esatto. Se ci sono solo 2 minuti di distacco. Cucco forse vince addirittura. Possibile. È venuto 50 minuti dopo. Non è ancora... Addirittura adesso hanno... diminuito di 3 minuti l'orario, sì, di arrivo. Esatto. Perché sì. E 27. Cioè, da adesso. E 27. Adesso? Sta arrivando? No. Ed è successo non appena ho detto che Sorman... Avrebbe passato. Bravo, Rob. High five. Ecco, qualcuno arriva? No. No. Non è nessuno? No. Chi lo sa? Potrebbe. Per come stanno gestendo lo streaming, non hanno inquadrato una volta il povero Fotis. Era Grignus quello, Ne magari. Grignus in mezzo alle montagne. Vestito di tutto azzurro. Mimetico. Qualcuno? Chi è? Ma sarà qualcuno della marathon. Marathon. Ah, sì. Ma Cucco è dell'altra, non è una maglietta dell'altra. Ah, potrebbe essere. Arrivato. È lui. Arrivato. Bravo, c'è un po' d'Italia. Abbiamo beccato proprio tutto oggi.
Guarda che sbagliare di un... coriandoli, poverino. Sbagliare di una posizione non è facile, quando no. Hai il 50% è statisticamente la scelta peggiore comunque. No, no, ma in generale già da ieri sera. Sì, non è male, beh, soprattutto per l'uomo da Varese. Foto con la fida. Tra l'altro stavo pensando che secondo me, dato che è una cosa che arriverà ad appassionare grandi e piccini di tutta Italia e forse valicherà anche i confini italiani, questa sfida tra noi tre, non dobbiamo per forza farla se facciamo anche il live. Per dire, non penso che all'Ultra Bericus ci sarà un live, lo dico già adesso. Però questo vuol dire che nulla ci vieta di fare le previsioni. Ho fatto fatica a tirar fuori tre nomi stasera, oggi. Magari le manteniamo segrete perché sono... Vista com'è andata, secondo me tanta gente si sta un po' toccando i maroni. Però possiamo farlo e poi aggiornare i risultati dopo. E avremo magari un notaio che certifica i nostri... Basta fare la foto che è all'ora. Esatto, esatto. Ah, io ho notizie da Daniel, è stato al pronto soccorso, gli hanno fatto le lastre, forse raggi, e ha tirato i legamenti della caviglia. Ha dato un bel tirone allora la caviglia, l'ha girata tanto. Due settimane di tutore. Ah, però. Parentesi, Luca nel durante stava facendo la traduzione simultanea. Lo so, sì, esatto, Luca, perché sicuramente gli aveva scritto in tedesco. Sì, sì, bravissimo. Cioè, dove lo trovi un collaboratore così? Incredibile. Subito, tac, così. Mando fattura. Guarda, vai pure. Cioè, io cosa posso dire? Sì, certo, ci hai fatto gli aggiornamenti sullo status dell'italiano su cui avevamo aspettative in gara. Sherman. Eccolo qua, alle Treiglo, anche oggi. Un po' stanchino l'uomo. Sì, forse 35 gel non è proprio... Alla maglietta della suite dell'Ultra Sky Race Finisher, che è uguale. Guarda quante cose sta, cioè, incredibile. Bene. È giunta l'ora di scassarsi una pizza dopo aver corso e fatto la diretta. Perché tu esatto. In tutto questo non hai ancora mangiato, tra l'altro. No. Neanch'io. Beh, un gel sì, A posto. Di nascosto. Outrage. La bionda. Diamo solo il controllo. No, fuori i nomi dell'Ultra Bericus prima che torni. Prima che si faccia la gara, lo vedremo. Guardatevi la diretta adesso. Stiamo guardando, cioè, sia la prima donna sulla 128 sarà la, sta intervistando la esatto e sta intervistando Sheila come si chiama? Sheila, la bionda spagnola dell'Adidas, Sheila Avignes. Secondo me questo podcast, anche se adesso siamo in video, lo stanno facendo le tre persone sbagliate. Dovrebbero farlo tre persone che effettivamente sanno. Sheila Aviles, grandissimo. Sì. No, ma c'è scritto anche grande Luca. Ha fatto anche vedere la roba di Instagram. Esatto. Tanta roba, due belle bionde stanno. Pazzesco. Non saremo le persone giuste, ma sono le persone che servono e di cui il popolo ha bisogno di noi in questo momento. Okay. Il podcast. E con questa citazione profonda di dell'ultimo Batman, io direi che possiamo salutare, non c'è niente da dire, diciamo, facciamo finta che Grinius, non salti. Ex militare, non salti, arriverà alla fine, sarà contento. Esatto. Classifica finale di questo weekend, di questo primo weekend 2021 in cui noi seguiamo le gare. Dalla prima posizione, Marcello Marcadella, meno 5. io sono a meno 10 e grande Rob, stacco. Meno 12. Probabilmente Ambrosini avrebbe fatto 12 invece. Io vi ringrazio per aver perso voi, per aver perso il pranzo e gran parte della domenica. Oggi è domenica o sabato? No, è sabato. Non ringrazio proprio nessuno.
No, però grazie di essere stati qui, grazie a chi ha seguito, sicuramente beh, c'è stata un po' di gente in live, c'è stata gente che ha commentato. Seguiremo un'altra gara, non sappiamo ancora quale sarà, come al solito lo saprete qualche giorno prima. Grazie mille a Luca di aver portato un po' di serietà in queste due ore di live. E almeno un competente c'era, dai. Ci serve, almeno ogni live ci serve una persona competente, quindi decideremo chi sarà il prossimo a venire. No, non posso nemmeno chiamarlo come disturbatore, cioè, siamo noi disturbatori. No, no, sì. Lui è l'unica persona degna di essere ascoltata in questo live. Ma no. Detto questo, saluto tutti, chiudo il live su YouTube, è stato un piacere, è stato divertente e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.